Ora si registrerà la conferenza. Ecco, si è partita la registrazione. Allora, intanto, oltre a ringraziare tutti i partecipanti, questo webinar è organizzato da me, che sono Virgilio Buscemi, sono responsabile dell'area valutazione Lattanzo KIBS, Simona Cristiano, che è responsabile delle attività di monitoraggio e valutazione al CREA, diciamo, all'interno della rete rurale 2014-2020, e Fabrizio Tenna, che è amministratore unico di centrale valutativa. E l'obiettivo per cui abbiamo organizzato questo webinar è duplice. Intanto perché con il nuovo direttivo presieduto da Gabriele Tomei, che appunto ha fatto i saluti iniziali e che ringraziamo per aver organizzato questo ciclo di webinar molto interessanti, il nuovo direttivo, dicevo, ha voluto rilanciare in qualche modo l'attività dei gruppi tematici all'interno dell'Associazione Italiana di Valutazione. E io, Simona e Fabrizio siamo da un po' di tempo, anche se con alterne vicende, coordinatori di un gruppo tematico che prima, diciamo, portava il nome di sviluppo locale, sviluppo rurale, e che invece col nuovo direttivo abbiamo deciso di rilanciare per aprire un po' le porte del nostro gruppo tematico, orientandoci più in generale ai programmi e alle politiche cofinanziati dall'Unione Europea. È un gruppo tematico chiaramente che speriamo possa raccogliere tutti i colleghi che si occupano di valutazione nell'ambito dei fondi europei, che, come sapete, è una parte molto rilevante dell'attività di valutazione svolta in Italia e in Europa. Spesso è anche la parte in cui, come dire, sono presenti le maggiori risorse pubbliche per svolgere l'attività di valutazione, quindi è quella in cui si può anche in qualche modo fare più innovazione. Quindi il primo obiettivo di questo webinar è partire di slancio con l'attività del gruppo tematico, avviando il dibattito tra i cultori della materia, i colleghi e gli interessati alle questioni. Il secondo obiettivo, che è quello, diciamo, che sta nel titolo del webinar, è quello di in qualche modo condividere i punti di vista, le informazioni in questa fase, che è una fase molto fluida rispetto alla programmazione 21-27 dei programmi comunitari e anche rispetto al piano nazionale di ripresa e resilienza, che, come sapete, ha avuto a inizio febbraio, diciamo, c'è stato un momento, una milestone di questo percorso, perché a inizio febbraio è stato approvato il regolamento 241 del 2021 della Commissione europea, che stabilisce, inquadra le politiche per la ripresa e la resilienza. E quindi l'obiettivo è quello di mettere a sistema in prima battuta i relatori, che ringrazio e che presento. Sono Antonio Bonetti, che è un consulente indipendente, particolarmente esperto della programmazione comunitaria e in particolare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e quindi, diciamo, introdurrà le questioni in questo senso. Poi abbiamo Massimo Bressan, che è il presidente di Iris Ricerche, che è una società di valutazione, e anche vicepresidente dell'Associazione Italiana di Antropologia, quindi un valutatore di lunga data. Poi abbiamo Andrea Naldini, che invece è il direttore dell'area valutazione a Ismeri Europa, che è una società appunto che si occupa di valutazione da tanti anni. E poi abbiamo, last but not least, Serena Tarangioli, che è una ricercatrice del CREA, anche lei molto esperta, diciamo, che sta seguendo sul campo la costruzione della programmazione 21-27, e quindi anche dei temi della ripresa e della resilienza, in particolare per quello che riguarda lo sviluppo rurale e l'agricoltura, quindi essendo lei ricercatrice al CREA. Quindi intanto ringraziamo i quattro relatori che sono stati così disponibili a partecipare a questa tavola rotonda, perché sarà sostanzialmente una tavola rotonda, e che ci daranno appunto i loro punti di vista rispetto al fatto che alcuni elementi, come dicevo inizialmente, sono molto fluidi, e quindi ci sembrava molto utile confrontarsi per cercare di capire, di mettere qualche paletto o di avere qualche certezza rispetto a questa fase, che è una fase ancora in via di definizione. Però l'obiettivo profondo, diciamo, del webinar è quello di in qualche modo promuovere il ruolo della valutazione in questa fase, che è una fase particolarmente delicata, in cui si deciderà
come investire una grande quantità di risorse per sviluppare questo paese e quindi dal nostro punto di vista, in quanto valutatori, quindi esperti della materia, amanti della nostra professione, pensiamo che possiamo e dobbiamo giocare un ruolo importante perché questa opportunità non sia sprecata e quindi in qualche modo si possa utilizzare al meglio queste risorse anche grazie al contributo di qualcuno, un soggetto come il valutatore che guardi dall'esterno come si sta costruendo la programmazione, come si attuerà, no, come si investiranno queste risorse e quindi in qualche modo contribuisca a migliorarne l'efficacia. In realtà appunto inizierei subito con i lavori. Dicevo prima che l'idea di organizzare questo webinar su questo tema è stata stimolata anche dal fatto che appunto a febbraio è stato approvato il regolamento 241 che in realtà porta con sé un articolo che è l'articolo 30 di questo regolamento che forse ce ne parla appunto Antonio che è appunto l'esperto di questi temi che parla proprio di valutazione e come dire in qualche modo io personalmente sono rimasto un po' deluso da come l'articolo 30 inquadra la valutazione perché diciamo che la demanda un po' alla Commissione europea, senza entrare nel merito dell'attività che può essere fatta a livello di Stati membro, praticamente prevede due passaggi, una valutazione del 2024 e una ex post al 2028, mentre a mio avviso proprio in questa fase così concitata sarebbe molto importante avere una valutazione, quella che noi chiamiamo in itinere, ongoing, come volete, che sia una valutazione di accompagnamento in questo periodo in cui le scelte vanno fatte giorno dopo giorno e quindi sarebbe importante avere, come dire, qualcuno che dall'esterno possa orientare, indirizzare e supportare questa attività. Io mi taccio perché ho già parlato troppo, a questo punto diciamo l'organizzazione del webinar l'abbiamo pensata in questo modo, abbiamo tre grandi domande, quindi porremo le domande ai quattro relatori a cui chiederemo di rispondere in sequenza o di aggiungere, diciamo, se hanno osservazioni, se non hanno osservazioni si può anche passare la mano e dopodiché alla fine del ciclo delle domande apriremo il dibattito e quindi diciamo risponderemo alle vostre osservazioni, ma anche se qualcuno vuole fare delle considerazioni sicuramente è benvenuto perché appunto lo stile è quello di una tavola rotonda in cui ognuno porta il suo contributo sia di conoscenza sia di prospettiva rispetto al futuro. Quindi se Simone e Fabrizio non vogliono in questa parte. Sì. Se posso intervenire prima delle domande, quindi prima dell'invio diciamo dei lavori nel pieno. È il padrone. Giusto. No, ci mancherebbe. No, come presidente dell'associazione vi volevo ringraziare anche pubblicamente, Simona, Virgilio e Fabrizio, per l'organizzazione di questo webinar e per tutta l'attività di coordinamento del gruppo tematico. E volevo ovviamente salutare tutti gli intervenuti e le intervenute, ma soprattutto invitare a seguire come la community dei valutatori e delle valutatrici italiane, no? Si sta componendo e organizzando e da questo punto di vista anche sostenere l'associazione anche attraverso una partecipazione diretta. Per cui siamo nella fase dell'apertura dell'associazione, no? Delle iscrizioni annuali all'associazione e invito tutti e tutte a valutare questa possibilità proprio per dare forza alle attività che stiamo svolgendo. Le attività dei gruppi tematici come questo sono il fulcro dell'attività associativa, ma non esclusivamente, perché poi l'associazione vive anche di congressi, di iniziative, di pubblicazioni, di una rivista. Però tutto questo lo possiamo fare se diamo alimento. Quindi, come dire, questo invito era doveroso, mi era dovuto, ma lo faccio volentieri proprio per sostenere attività come queste e torno di nuovo a ringraziarvi. E mi scuso per questo intermezzo un po' brutale, però immediatamente prima dell'avvio dei lavori con le domande. Grazie ancora. Grazie a te Gabriele, no, posso testimoniare che diciamo l'importo dell'iscrizione annuale è un importo molto basso e il ritorno che si ha in termini di contenuti è sicuramente infinitamente più alto, quindi insomma invitiamo anche noi a iscrivervi perché appunto l'associazione è un luogo in cui si riceve più di quanto si dia.
Allora, inizierei appunto con le domande e la prima domanda la porrei in ordine rigorosamente alfabetico ad Antonio Bonetti, a cui, ciao Antonio, grazie di essere tra noi, e a cui chiedo di darci le informazioni che lui ha su qual è il quadro della programmazione 21-27 e in particolare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che appunto di cui spesso commenta nel suo blog e quindi insomma che sappiamo conosce molto bene. Grazie Antonio. Grazie a voi per avermi invitato, ringrazio ovviamente i coordinatori del gruppo tematico per l'invito. Buongiorno a tutte e a tutti. Oggi, come dire, avremmo potuto parlare di qualcosa in divenire e purtroppo ci sono dei rallentamenti, ci sono delle difficoltà. Nel secondo semestre del 2020 le istituzioni dell'Unione Europea e anche il governo allora in carica ci hanno parlato di una luna meravigliosa, ci hanno parlato di 750 miliardi di euro di Next Generation EU, ci hanno parlato di circa 209-210 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Purtroppo, a mio modesto parere, sia i nostri decisori politici, sia per certi versi peggio ancora i media, non hanno aiutato i cittadini italiani a capire meglio, per cui ancora oggi si sente parlare di recovery fund, termine mai usato invece nei documenti ufficiali della Commissione. Si continua, almeno come dire, il cittadino comune a non riuscire a capire come stanno insieme il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e Next Generation EU. Io penso che qualsiasi cittadino farebbe fatica a capire qual è il discrimine fra Next Generation EU e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E soprattutto oggi, il 29 marzo, qualsiasi cittadino farebbe fatica a capire dove sta il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel senso che già le linee guida che la Commissione aveva elaborato a fine luglio, quando vi era stato l'accordo in seno al Consiglio europeo straordinario 17-21 luglio, sia a maggior ragione le linee guida ufficiali che la Commissione aveva rilasciato il 17 settembre indicavano chiaramente, e questo era già scritto nella proposta di regolamento, che entro il 30 aprile tutti gli Stati membri per accedere ai finanziamenti di Next Generation EU avrebbero dovuto presentare i piani nazionali di ripresa e resilienza. Le pietre d'inciampo sono più di una. In primo luogo, come dire, tutti i policy makers avrebbero il dovere di essere più chiari possibili nel presentare piani, progetti, iniziative ai cittadini. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fa capo a uno strumento giuridico particolare che si chiama Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza. Ci hanno parlato per mesi di recovery fund. Io mi rendo conto benissimo che è molto più semplice dire recovery fund piuttosto che dispositivo per la ripresa e la resilienza, ma oggi noi parliamo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che è parte di Next Generation EU. Già se ci dicessero questi a tutti noi cittadini, farebbero un servizio importante alla collettività. Noi stiamo parlando di uno strumento che pesa su Next Generation EU per circa il 90%, quindi è immane come dimensioni, e lo è anche politicamente, ma non è tutto Next Generation EU. E già questo aiuterebbe i cittadini a capire meglio. Un altro aspetto che appunto viene spesso trascurato è che poi, per esempio, lo Stato membro italiano nella bozza di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ora disponibile, non a caso,
non ha messo solo il dispositivo per la ripresa e la resilienza, ha messo anche React-EU. React-EU è un'iniziativa molto particolare che avrebbe dovuto, in parte è ancora così, costruire un ponte fra programmazione 14 e 20 in ritardo già all'inizio dello scorso anno e nuova programmazione ulteriormente ritardata per vari motivi, il più terribile di tutti è la pandemia ancora in corso. Quindi, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, noi non troviamo solo il dispositivo per la ripresa e la resilienza, ma troviamo anche React-EU. Che cosa è successo? Noi siamo arrivati a circa metà dicembre, per cui sono montate in quella fase una serie di polemiche politiche sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che dal primo momento, a mio modesto parere, è stato a lungo oggettivamente molto debole. Sulla spinta di queste polemiche politiche, il governo in carica ha fatto il possibile rapidamente per rimettere in piedi un piano nazionale di ripresa e resilienza che fosse più strutturato. E oggettivamente il piano nazionale di ripresa e resilienza, che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 gennaio, è più strutturato, certamente più strutturato di quello che era stato presentato come linee guida del piano nazionale a metà settembre. Poi c'è stata la crisi di governo. Siamo passati da un governo che, a mio modesto avviso, esternava fin troppo a un governo che oggettivamente lavora molto, sicuramente comunica un po' poco. Che cosa è successo? Il nuovo governo Draghi avrebbe dovuto avere, così ce l'hanno presentato, due grandi direttrici: la vaccinazione, la campagna di vaccinazione e la riformulazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A dire il vero, rispetto al 12 gennaio, noi su quel versante in pratica non abbiamo quasi niente di nuovo, nel senso che, o meglio, una cosa adesso è sicura, prima vi era incertezza, adesso è sicura: la responsabilità della stesura del piano nazionale è stata incardinata nel Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il documento, l'unico documento che, come dire, ci fa fare un passo in avanti nella direzione, unico documento ufficiale che ci fa fare un passo in avanti nella direzione del piano nazionale, che dovrà essere presentato il 30 aprile, è l'audizione a delle commissioni riunite di Camera e Senato del ministro dell'Economia Daniele Franco l'8 marzo scorso. Se uno esamina questo documento, che è disponibile per tutti sul sito del Ministero dell'Economia, si ha l'impressione che il nuovo governo, semplicemente per motivi di tempo, fondamentalmente per motivi di tempo, non vada da qui al 30 aprile a stravolgere l'impianto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del 12 gennaio. Non abbiamo tempo, più o meno quel piano nazionale è strutturato su sei, loro parlano di missioni, con un termine, a mio modo di vedere, che andava evitato. Sono semplicemente sei ambiti di policy, ulteriormente suddivise in componenti e poi linee progettuali. Rispetto a quella struttura, credo, da quanto trapela dagli ambienti governativi, che non ci dovrebbero essere grossi passi in avanti. Io, nel mio piccolo, ho cerchiato sul calendario la data del 10 aprile. Il 10 aprile il governo dovrebbe presentare ai due rami del Parlamento il documento di economia e finanza, che è il principale documento di finanza pubblica di, come dire, orientamento. Ovvio, il principale di tutti è la legge di stabilità, ma in questa fase è sicuramente il principale documento, il documento di economia e finanza. Aggiungiamo che
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cerco di evitare dei tecnicismi, in quest'anno va a sostituire il Programma Nazionale per la Riforma, un programma obbligatorio sulla base del cosiddetto semestre europeo. Siccome negli ultimi anni il Programma Nazionale di Riforma è sempre stato allegato al Documento di Economia e Finanza, a me pare lecito attendersi che il 10 aprile, quando verrà presentato il documento di economia e finanza, il governo allegherà il piano nazionale di ripresa e resilienza. Anche perché, come dire, siamo al 29 marzo, il 30 aprile questo piano va presentato alla Commissione europea. Ci sono altri aspetti che a me non convincono. Come dire, della narrativa intorno al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il regolamento 2021-2241, che citava anche Virgilio, all'allegato 4 riporta chiaramente qual è il montante di risorse finanziarie che verrà assegnato agli Stati membri. Allora, prima di tutto c'è un lavoro di analisi davvero ben strutturato del Servizio Studi del Senato sul Piano Nazionale versione 12 gennaio. E in questo documento viene rimarcato giustamente che sul montante complessivo di 209-210 miliardi non vanno solo a essere imputati i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza, ma anche quelli di REACT-EU. E tra le righe, diciamo così, se uno va a scavare, ci trova anche il Just Transition Fund, per cui doveva essere il piano per il dispositivo per la ripresa e la resilienza, porta più cose. Non solo quello, ma il documento di analisi del Servizio Studi del Senato giustamente rimarca che fra risorse e impieghi, fra risorse previste e spese previste, c'è un gap di circa 14,5 miliardi. Secondo il Servizio Studi del Senato, l'ipotesi, come dire, su cui sta lavorando il governo sarebbero due. La prima, l'aspettativa di un investimento da parte dei privati, quindi logica project finance. L'altra questione è, sarebbe l'intenzione del governo di andare a negoziare con la Commissione un parco progetti ammissibili a beneficio più ampio. Quindi, da una parte, colleghe e colleghi che lavorano sui fondi strutturali sanno benissimo queste cose. Quindi, da una parte io posso apprezzare la prudenza, dall'altra, permettetemi di dire, qui ancora non siamo neanche minimamente partiti e già stiamo lavorando su overbooking di progetti e di risorse da spendere. Già stiamo ragionando sull'overbooking ancora prima di partire. Un pochino, scusate, fa sorridere e fa anche preoccupare. Un altro aspetto ancora che non ci hanno raccontato è che questa montagna di soldi sanno tutti che sono in parte sussidi e in parte prestiti. Quello che non ci hanno raccontato è che la parte sussidi, più o meno 69 miliardi, in realtà non è così, come dire, scolpita nella pietra. Perché quella parte lì verrà erogata in due tranche, biennio 21-22 e poi nel 2023. Sui circa 47 miliardi biennio 21-22 ci possiamo stare. Sulla parte restante 22 che saranno erogati agli stati nel 2023 non vi è così certezza, perché giustamente la Commissione e poi nel regolamento viene indicato chiaramente che il montante di risorse 2023 verrà stimato sulla base non di stime preliminari sul PIL degli stati e altre variabili socio-economiche. No,
entro il 30 giugno 2022 andremo a fare i conti sulla base di dati consolidati sull'andamento economico di tutti gli stati. Per cui potrebbe accadere che nel 2023 si abbiano meno risorse di quanto scritto adesso nel regolamento, e speriamo che sia così, perché vorrebbe dire che ci sarà una ripresa economica più rapida del previsto, ma nel caso opposto potrebbe accadere anche che questo montante di risorse 2023 sia più elevato. E però certo che non sarebbe, come dire, una bella notizia, visto che significherebbe che l'economia italiana continuerebbe ad andare ancora a lungo molto male. Ma l'aspetto ancora più, come dire, che secondo me dovrebbe offendere un po' tutti i cittadini, è che fanno tutti i conticini semplici, semplici, a noi ci daranno più o meno 209-210 miliardi. Qui io vorrei andare a parlare un attimo dell'articolo 24 del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 18 febbraio. L'articolo 24 prevede un meccanismo di, come dire, ripagamento delle spese a valere dei piani nazionali ben diversi dal meccanismo dei fondi strutturali. Molte colleghe e molti colleghi che stanno seguendo il seminario sanno meglio di me che più o meno per tutti i progetti finanziati dai fondi strutturali c'è un anticipo, poi c'è un saldo intermedio più saldi intermedi, pagamenti intermedi sulla base di SAL, e poi a posteriori c'è il rimborso, un saldo finale di rimborso. L'articolo 24, e in sostanza noi che cosa, come dire, rendicontiamo? Rendicontiamo l'utilizzo delle risorse di input finanziari e input, altri input per i progetti. Col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non sarà così. Almeno stando all'articolo 24 non sarà così, nel senso che la Commissione chiede chiaramente di dimostrare, gli stati membri devono dimostrare il raggiungimento di effetti socio-economici significativi. Gli stati membri potranno fare domanda di rimborso 2 volte all'anno, ma i rimborsi ci saranno se e solo se gli stati riusciranno a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi e non, come dire, il raggiungimento di un certo numero di realizzazioni. Questo è un aspetto che nel dibattito viene ampiamente tralasciato, invece è importante. E qui mi ricollego anche a quello che accennava Virgilio Buscemi all'inizio, cioè il ruolo della valutazione e dei valutatori. Qui una cosa che a me intristisce come cittadino e come un po' ricercatore socio-economico, nel senso che il 12 gennaio il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è stato approvato, chi lavora molto di più di me alla valutazione sa benissimo, almeno io sono molto legato all'approccio di quadro logico. L'approccio di quadro logico ci dice che ci deve essere, appunto, un parallelismo fra livelli logici e indicatori. Allora, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato il 12 gennaio non tiene minimamente conto di questo. Noi abbiamo un livello logico che è quello dei risultati, degli effetti. Lì dovremmo porre il, come dire, livello logico degli indicatori di risultato. Beh, vi assicuro non è così. Lì il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fa continuamente confusione fra risultati e realizzazioni e mette in ogni dove indicatori di realizzazione. Questo non lo dico solo io. Il giorno dopo che hanno approvato il Piano Nazionale il 12 gennaio, il Forum Diversità e Disuguaglianze, il cui Deus ex machina è il notissimo Fabrizio Barca, aveva scritto in un documento ufficiale
queste cose, cioè proprio gli indicatori usati senza criterio nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Vorrei portare all'attenzione un altro elemento a cui aveva fatto cenno Virgilio Buscemi, cioè gli articoli 29 e 30 del regolamento 2021-241. L'articolo 30 parla addirittura di un quadro di valutazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza. La cosa che lì, come dire, un po' fa sorridere, un po' fa tristezza, è che la Commissione ci chiede questo quadro di valutazione e poi che cosa fa? Dice chiaramente che la Commissione si riserva fino al 31 dicembre 2021 per stabilire quali siano gli indicatori comuni e per fornire il dettaglio su questo quadro di valutazione. Come dire, anche lì la Commissione un po' più di, lasciatemelo dire, serietà me la sarei atteso. Cioè, qui stiamo ragionando tutti, sbrighiamoci fino al 30 aprile, poi però la Commissione dal canto suo si prende fino a fine anno per gli indicatori comuni e per il quadro di valutazione. L'altra cosa delicata, l'ha detta Virgilio prima, non si parla minimamente di valutazione a livello di stati membri. E invece, qui aggiungo un altro elemento su cui i valutatori avrebbero potuto dire la loro con cognizione di causa. Perdonatemi, ma i sei ambiti di policy sembrano chiaramente sommati uno all'altro. No, uno degli elementi essenziali della valutazione di un programma strutturato, di un programma complesso pluriennale, è la valutazione di coerenza interna. Lì, francamente, i valutatori, se andassero a valutare la coerenza interna del piano ora disponibile, non saprebbero cosa scrivere, perché purtroppo proprio manca. Antonio, perdonami perché è interessantissimo quello che stai dicendo, però magari se puoi chiudere così diamo spazio agli altri. Non so se. Un minuto per dire una cosa, cioè che l'articolo 24 del regolamento apre delle autentiche praterie per i valutatori, nel senso che appunto qui si tratta di ragionare su non tanto, fra virgolette, la verifica degli indicatori di realizzazione delle realizzazioni, ma si tratta di ragionare su un meccanismo di rimborso per cui le risorse che verranno ripagate ai beneficiari saranno commisurate agli effetti, agli impatti socio-economici. E quindi più che mai, ben più che fin qui con i fondi strutturali, c'è tanto spazio e tante possibilità di dire la loro per i valutatori. Grazie a tutte e a tutti. Grazie a te Antonio, il quadro chiaramente è grazie anche della tua puntualità, diciamo, nel senso nel descrivere alcuni aspetti, quindi il quadro è sicuramente esauriente, c'è tanta carne a fuoco perché come giustamente hai segnalato tu ci sono tanti elementi che vanno analizzati e ti ringraziamo anche del fatto che tu hai avuto, come dire, un profilo, un'analisi critica della documentazione oggi disponibile, anche per farci capire quali sono gli elementi su cui magari possiamo negoziare o chiedere approfondimenti. Per esempio, un elemento che tu citavi sul quadro della valutazione che non è definito, il regolamento 241 dice che la Commissione potrà adottare atti delegati che definiscano meglio il quadro regolativo della valutazione, quindi lì si potrebbe, per esempio, delegare agli Stati membri alcune attività sulla valutazione e magari prevedere anche l'attività ongoing. Adesso chiederei magari, in ordine sempre alfabetico, a Massimo Bressan di entrare, se può, un po' più nel merito anche della programmazione 21-27, dal suo punto di vista. Lui sappiamo che segue e valutatore sia di programmi PESR che di programmi FSE da tanti anni, quindi magari sta seguendo a vario titolo il dibattito, quindi se ha degli elementi aggiuntivi da darci, anche insomma. Grazie Massimo. Sì,
Grazie Giulio, buongiorno a tutti. Io in realtà vorrei stare un po' su questo solco, diciamo, più che diciamo, affrontare, anche perché tra l'altro i due temi sono strettamente legati. Io Massimo, starei. scusa se ti interrompo, Sì. Massimo, perché appunto sì, sicuramente hai facoltà di restare su questo solco. Sul tema mi sembra di aver visto apparire tra i partecipanti anche Anna Teselli, che non so se molti voi la conoscete, è diciamo rappresentante della CGIL nei tavoli della programmazione 21-27, lato FSE. Quindi se lei poi volesse dire qualcosa su questo tema, sicuramente è ben gradito il suo intervento. Grazie. Sì, bene. No, allora, sì, è vero, diciamo, io sto lavorando, come insomma, molti dei colleghi che sono qui presenti, in molte regioni e devo dire che sì, esiste cioè, ovviamente c'è un lavoro che riguarda la programmazione 21-27. Noi che lavoriamo sui programmi 14-20 siamo estremamente impegnati nella valutazione, in un periodo di valutazione peraltro che è cominciato, come dire, con una programmazione ben avanzata, insomma, è un periodo di programmazione questo in cui siamo partiti, come dire, molto avanti rispetto al periodo di programmazione. Quindi si sono concentrate molte valutazioni in questi anni, mentre abbiamo avuto un avvio di programmazione estremamente povero da questo punto di vista, no? Quindi con poche attività. E anche per questo devo dire chi sta dentro la valutazione dei programmi 14-20 non sempre sta, diciamo, ha il tempo o ha la possibilità, insomma, di lavorare sulla programmazione 21-27, che peraltro incontra, insomma, l'introduzione che ci ha fatto Antonio Bonetti a molti stimoli, a molti punti molto interessanti. È chiaro che ci dovrà essere una coerenza anche tra la programmazione 21-27 e il PNRR, evidentemente. E questo magari è un tema veramente interessante, perché direi che, cioè, io, diciamo, lo stimolo a reagire su alcune delle sue osservazioni pertinenti e interessanti non lo posso trascurare. Per esempio, devo dire che stando anche sui termini, sulle parole, su perché si è parlato molto, molto più di fondo piuttosto che di piano, no? Questo era uno dei temi che diceva Antonio. Perché, cioè, qui secondo me il problema è interessante naturalmente identificare quelli che sono i passaggi dove la valutazione è chiamata in causa e dove potrà avere un ruolo, però di certo, soprattutto per chi come me, insomma, lavora in questo ambito, perché soprattutto perché alla fine una motivazione di fondo uno ce l'ha sempre avuta fin da quando ha cominciato a fare il junior, e cioè quella di incidere sulla capacità di programmazione, migliorare la capacità di programmazione delle amministrazioni. Questo è il punto nodale. Allora, sì, noi possiamo individuare degli snodi in cui, diciamo, la valutazione è chiamata in causa, ma di sicuro non è stata chiamata in causa su che cosa si andrà a fare, su perché lo si andrà a fare. Ecco, questo è un tema. E allora lì l'ambiguità di fondo che richiamava Antonio Bonetti, si è parlato molto, lui diceva appunto di fondo, no? Di fondo, di fund, poi con varie pronunce anche pittoresche, ma perché il fondo sembra invece che piano, ti dà forse la possibilità di pensare che lo puoi riempire come meglio credi, mentre in realtà, diciamo, la costruzione di un piano è una costruzione che deve passare attraverso tutti quegli accorgimenti di coerenza, diciamo, di razionalità dell'intervento, che richiedono uno sforzo più complesso che oggettivamente mi pare che non sia stato così spinto in avanti. Quindi questo è un aspetto importante che chiama in causa appunto quello che è anche uno dei, come dire, dei driver importanti di questo percorso, cioè quello del rafforzamento della pubblica amministrazione. Cioè, io dal punto di vista della valutazione devo dire che se
se ho di fronte una pubblica amministrazione solida, capace, lavoro meglio, diciamo, non c'è dubbio, tutti noi si lavora meglio. Allora, chiaramente, diciamo, questo snodo implica anche una maggiore capacità di inserire gli interventi che si programmano per un piano straordinario e che ha sicuramente delle finalità che sono straordinarie, ma però lo si programma all'interno di un percorso che è più ampio e che appunto comprende anche la programmazione 21-27 e comprende tutto il resto che abbiamo di fronte a noi. Quindi ecco, diciamo, qui c'è un nodo, cioè il nodo è quello che probabilmente per un certo periodo si è esaltato il fatto che esisteva un fondo e quindi potevamo prendere delle risorse, potevamo fare le cose che ritenevamo essere importanti. Dall'altro però si è decisamente trascurato, l'abbiamo visto anche con dei fallimenti, diciamo così, di politici e mediatici abbastanza evidenti, si è cercato di costruire con difficoltà una logica intorno a questo piano che per ora ancora, diciamo, è abbastanza opaca. L'altro aspetto importante che volevo sottolineare, che magari si avvicina di più alla programmazione 21-27, è quello della rilevanza della dimensione territoriale, che anche questa mi pare piuttosto ancora assente da questo dibattito. Ora, noi sappiamo che ovviamente esisterà, dovrà esserci una priorità per le regioni in ritardo di sviluppo, ma l'integrazione di questi interventi, cioè il discorso poi alla fine è che se il digitale e la rivoluzione verde, transizione ecologica, che insieme sono gli elementi più importanti di questo piano, hanno una rilevanza molto diversa se li applichiamo in regioni, diciamo, con una capacità produttiva importante, inserite nei mercati internazionali, con reti di produzione integrate tra regioni italiane, regioni tedesche, regioni europee, eccetera, eccetera, oppure se lo andiamo ad applicare in regioni dove dobbiamo costruire dei vantaggi localizzativi per imprese che non ci sono, per imprese che devono arrivare da magari da altri paesi. Allora, questo tipo di declinazione territoriale è molto importante. È molto importante e diciamo per ora anche in quei, diciamo, sotto articolazioni della strategia che citava Antonio Bonetti non li vedo, ecco, non li vedo un granché, ecco, cioè, quindi il problema secondo me sta anche nel calare questo tipo di programmazione all'interno, senza troppa retorica, perché di retorica sulle regioni, diciamo, in questo periodo ne abbiamo avuta veramente tanta, con colpe sicuramente di alcune amministrazioni regionali, eccetera, eccetera. Però il problema, diciamo, va, diciamo, al di là degli inciampi o delle amministrazioni che abbiamo in questo momento, cioè il problema sta nella rilevanza della dimensione territoriale. Ecco, questo è un altro aspetto che ha che può avere un impatto molto forte sull'efficacia della programmazione, ma che appunto è uno di quelli che vedo fortemente trascurati. Poi d'altra parte e concludo, non vorrei essere troppo lungo, ma rispetto a quello che si diceva, cioè questa ambiguità, no? È un fondo, è un piano, è un fondo con un piano, eccetera, eccetera. Anche qui, perché si parla molto di overbooking in questa fase, come diceva appunto Antonio? Cioè, proprio perché si pensava alla logica del fondo, cioè alla logica diciamo del contenitore dove ci si infila della roba. E l'overbooking è effettivamente, nasce da che cosa? Nasce, allora, chiaramente ha una funzione importante, come diceva Antonio, nella fase in cui tu sei in ritardo, devi raggiungere dei livelli di spesa, devi cercare di costruire della spesa che sia coerente, eccetera, eccetera. Ma se ne cominci a parlare adesso, è perché si raccolgono progetti e si cerca di infilare dei progetti. Quindi siamo totalmente, diciamo, fuori da una logica di programmazione che guarda un quadro logico, che guarda la coerenza, eccetera, eccetera.
Ecco, per ora mi fermerei qui, grazie Virginia. No, grazie a te Massimo, grazie dei tuoi stimoli, questo stimolo sulla dimensione territoriale è sicuramente uno stimolo molto profondo e invece volevo fare una risonanza rispetto a un aspetto che dicevi tu appunto dell'opacità del quadro regolativo, attuativo in questo momento. Forse appunto lascerei la parola adesso a Andrea Naldini che diciamo, è impegnato sicuramente con diverse amministrazioni in Italia, ma so che ha anche modo di lavorare con la Commissione europea, quindi magari ci può dare qualche informazione rispetto allo stato dell'arte, anche rispetto appunto agli orizzonti diversi che lui ha, diciamo, di attività di valutazione in corso. Grazie, Andrea. Hai il microfono spento. Buongiorno a tutti, ecco, spero si sente, sì. Dunque, data l'ora, magari tocco anche le questioni delle domande, insomma, cerco di mettere un po' tutto insieme, velocemente di parlare. Allora, riguardo allo stato della programmazione, ma insomma, non credo di saperne molto più di voi. Io per adesso sto lavorando con la DG Regio sulla questione della capacità amministrativa. Su cui la DG Regio vuole che il nostro paese si impegni, c'è una raccomandazione specifica del Consiglio, quindi non so se saranno ancora i PRA, se sarà un'altra cosa, ci stiamo ragionando, però quello è un tema. Però magari ora lo rivediamo insieme a tutto il resto. Per il resto, credo di saperne un po' quanto ne sapete voi, è un po' tutto ritardato dal mancato accordo Stato-Regioni sulla divisione delle risorse. E chiaramente questo accordo è stato reso più difficile dalla crisi di governo, se ne era già trovato quasi uno con il vecchio governo, ma è stato rimesso in discussione e chiaramente dall'arrivo, appunto, come molti di voi hanno detto, del recovery che crea un problema, ovviamente, di insomma, chi spende questi soldi del recovery, come e così via. Questo quindi ancora non è chiaro. So che mi dicevano poco fa che in un'altra riunione, che 2 o 3 giorni fa c'è stato di nuovo un accordo Stato-Regioni, cioè un accordo, scusate, un incontro al DP Coesione, quindi insomma probabilmente le cose si sono rimesse in marcia. Credo che tra un po' si troverà una quadra. L'idea di dare più soldi alle regioni sui fondi europei, diciamo quelli tradizionali, strutturali, e mantenere invece una prevalenza statale sugli altri, cioè sul PRNN. Ma io vorrei un attimo però vedere queste questioni dal lato della valutazione. Io credo che entrambi PRNN e 21-27 sono abbastanza deludenti per noi valutatori, perché il 21-27, su questo io avevo scritto, forse qualcuno di voi l'ha letto, ora magari ripeto qualcosa, ma avevo scritto una cosa su evaluation. Cioè, l'impostazione che si dà rischia di mettere un po' in pericolo, di indebolire quella che era stata la direzione sinora presa dai regolamenti, e cioè per intenderci una valutazione per asse prioritario, no? Una valutazione di impatto. Con quello si cercava di mettere più attenzione all'impatto, di far fare più valutazioni alle amministrazioni. Nonostante questo, in Italia ancora ci sono delle amministrazioni che non hanno fatto nessuna valutazione, o quasi, spesso quelle con i nuclei, solo con i nuclei interni, ma non solo. Insomma, quindi ci sono molti ritardi. In futuro noi abbiamo invece che quest'obbligo così stringente viene ammorbidito. È molto più generico, si fa riferimento a efficacia, efficienza, lì peraltro si potrebbe discutere se è corretto dal punto di vista metodologico, perché si pongono dei criteri e non dei contenuti della valutazione. Quindi c'è il rischio, diciamo, che la prossima programmazione abbia una valutazione più debole di quella attuale. Per l'AIV questo deve essere un punto come dire, di pressione e lo dovrebbe essere soprattutto sui piani, perché a questo punto, se il regolamento è più vago, il punto su cui diciamo,
discutere con le amministrazioni, con gli stakeholders, è avere un buon piano di valutazione e che questo piano sia seguito, non come spesso accade, abbiamo visto, sia fatto il primo anno e poi lasciato lì un po' a marcire, diciamo così. Quindi avere dei piani di valutazione, avere delle buone domande di valutazione, avere un suivi della valutazione serio sarà fondamentale. Se guardiamo al PRNN, invece lì secondo me siamo ancora più deboli. Allora, cos'è il PRNN? Da un punto di vista di policy, è una politica, come si dice, direttamente gestita dalla Commissione, non è shared manager. Quindi loro hanno appiccicato quello che si fa normalmente in queste politiche, per cui la Commissione è responsabile della politica, anche se poi questa viene attuata dagli Stati membri, e quindi poi lei fa la valutazione ex post. Un po' come si fa su Horizon, si fa su altre volet che hanno lo stesso tipo di gestione. Questo significa che, diciamo, in itinere in teoria non c'è nulla. Ma può essere che tu dai all'Italia 150 miliardi o quanti saranno 200 e non li valuti. È assurdo, cioè, da parte anche dell'AIV ci dovrebbe essere un sollevamento. Allora, e questa ora la lascio lì perché sennò è difficile. Però proviamo ad andare nei contenuti. Cosa succede col PRNN? Non abbiamo, il PRNN è incardinato agli stessi articoli del trattato in cui sono incardinate le politiche di coesione. Dovrebbe essere una politica di convergenza, di aiutare, no, a evitare che ci siano differenze territoriali, economiche, sociali troppo grosse. Ok. Però lo fa in un modo molto nuovo, lo fa uno con le riforme strutturali. Guardate quale altro bellissimo tema da valutare, che effetto hanno le riforme strutturali, come impattano, come vengono realizzate. Questo sarebbe un tema peraltro. Quindi, allora, uno questo. E poi lo fanno con un meccanismo a condizionalità. Un po' come era le famose politiche del Fondo Monetario negli anni 90, no? Nei paesi, io ti do i soldi se tu fai delle cose, no? Questa era già una discussione, insomma, io mi ci sono trovato in mezzo per degli studi fatti alla Commissione, che prima ancora della pandemia si pensava per legare meglio i fondi strutturali alle raccomandazioni del semestre europeo, no? Allora, questo fatto della condizionalità è un altro aspetto completamente nuovo, fondamentale, che chiederebbe appunto attenzione, perché il rischio è che tu sei più interessato alle riforme strutturali, non ti frega nulla come vengono spesi poi i soldi che tu dai come premio, diciamo, di quella condizione. Dall'altro, appunto, è un meccanismo complesso, politicamente difficile a volte da valutare. Terza cosa, questo per intenderci, potrebbe anche essere, questo è un mio pensiero, non so se qualcheduno ci ha riflettuto più sistematicamente, ma che questo nuovo metodo del PRNN o PNRR, non so, fa concorrenza alle politiche di coesione. Le politiche di coesione, guardate, nonostante noi le difendiamo, peraltro non siamo un paese che può dire che nel sud queste hanno avuto un successo enorme, però le politiche di coesione non hanno una grandissima nomea, non sono riuscite a raccogliere tutte le aspettative che avevano creato negli anni 90 a livello europeo, al di là delle problematiche tra paesi che danno, paesi che prendono, quindi i soliti, come dire, egoismi, no, di bilancio. Però sono delle politiche che sì, hanno funzionato, però forse, anche perché da valutatori lo sappiamo, è difficile dimostrare cosa funziona, cosa non funziona, no? Spesso è più il grigio che il bianco e nero di quello che riusciamo a dire, è complicato su cose così grandi. Allora, chi lo sa, potrebbe essere che a un certo punto si dice, vabbè, ma sai che vi dico, facciamo come il PRNN. O NRR, scusate, facciamo come il piano e gestiamo una politica in un modo diverso, a condizionalità e così via. Quindi il fatto di averle ora in parallelo è molto interessante perché permette, diciamo, anche di
di capire questo. A Bruxelles, da quello che ho capito, i filoni sono molto differenziati. Da una parte c'è la Reggio e l'Employment, dall'altra c'è ECFIN e riforme strutturali che ognuno con le diverse competenze gestisco. Per inciso, sarebbe anche interessante valutare, perché ECFIN non ha mai gestito nulla e ora si trova a gestire 700 miliardi. Quindi, insomma, sarebbe interessante vedere se ci riesce pure lui. Va bene. Andrea, scusa, Allora, Andrea, sì. perdonami, nel senso che ci sarà un secondo giro di domande sulla valutazione, quindi insomma grazie di aver anticipato alcune cose, però Ah. ti chiederà, cioè adesso diciamo stiamo facendo il quadro dello stato dell'arte, Sì, no, quindi. c'è un'altra cosa che volevo dire sul PRNN, che ecco, fa un po' parte dello stato dell'arte e che voi non avete toccato, parte overbooking, piano, fondo. Il fatto fondamentale è che 65, almeno nel piano quello dei primi di gennaio, 65 miliardi su 190, 200, quanti sono risorse già attribuite. Sono i progetti sponda che noi, diciamo, conosciamo prima di altri e che peraltro nei fondi strutturali fanno parte, alcuni studi dicono il 20% in media, però in alcune regioni arrivano al 60%, no? Quindi, allora, se lo Stato non ci dice, questo dal punto di vista della trasparenza, prima ancora della valutazione, cosa farà con quei 65 miliardi che arrivano a sostituire i fondi nazionali, quindi con le risorse liberate, cosa ci farà? Seconda cosa, se quei soldi appunto vanno solo a sostituzione, non c'è nessun effetto, lo sappiamo benissimo, o l'effetto viene diluito da qui a. Questo è fondamentale anche per la valutazione, anche per il combinato disposto dei fondi strutturali e delle politiche di coesione e del PRN, perché. Che significa che a un certo punto ci sarà la gara ai progetti sponda, me lo prendo io, me lo prendi te, e con la nostra capacità amministrativa che sappiamo, al di là di tutte le semplificazioni del nuovo personale che verrà, poi su quello magari dico qualcosa dopo, ci sarà un problema di realizzazione forte, no? Quindi questo è. Allora, io credo anche, no, vabbè, sulla valutazione vuoi che magari dico qualcosa dopo, mi fermo. Grazie Penso perché poi appunto le che. altre domande le faranno i colleghi. Sì, Io prego. prima di dare la grazie Andrea per i tuoi stimoli, insomma sicuramente questo tema della concorrenza tra i due strumenti PNRR e politica di coesione è molto interessante, quindi potrebbe essere anche un oggetto di approfondimento da parte della valutazione. Prima di dar la parola però a Serena Tarangeli che poi entrerà, ci farà un quadro su una sponda che non abbiamo toccato, quindi ci parlerà di PAC e di sviluppo rurale. Volevo chiedere se Anna Teselli è ancora presente, dato che non abbiamo parlato di fondo sociale, di fondi strutturali, se magari ci dice due parole su, dato che lei segue i tavoli, su qual è il quadro dal suo punto di vista, così molto, molto fritti. Grazie, Sì, Anna. grazie, grazie a tutti, grazie a Virgilio. Provo a dire qualcosa dal mio punto di vista, diciamo. Io sono la responsabile delle politiche di coesione e dei fondi europei per la CGIL, ho un quadro sia sul livello nazionale, sia ovviamente su tutti i territori, su tutte le regioni dove noi abbiamo i nostri che seguono le partite, ovviamente di confronto con le amministrazioni regionali. Provo a dare degli spunti, dico qualcosa che spero poi possa suscitare diciamo, un confronto, richiamandomi anche ad alcune cose dette nell'intervento precedente e mettendovi dal punto di vista, diciamo, di chi in qualche modo sta ai tavoli per negoziarle queste risorse. Innanzitutto vi dico la grande difficoltà, soprattutto al sud, ma non solo, della convergenza di strumenti con tempi e con modalità molto diverse. Cioè, noi ci troviamo in questa fase a gestire anche nei territori una riprogrammazione, una conclusione di un ciclo programmatorio. Guardate che al sud ci sono ancora abbastanza risorse, diciamo, che vanno spese entro 2 anni. La partenza del nuovo ciclo programmatorio con un accordo di partenariato è stato detto che è ancora in corsa, adesso dirò qualcosa su questo, e poi uno strumento emergenziale che proviene dall'Europa, che è appunto il Next Generation EU. Lo chiamo Next Generation EU perché per quello che ci riguarda, oltre al PNRR, dove c'è il grosso delle risorse, ci sono altri strumenti, ad esempio il React-EU, che non è uno strumento finanziario banale per noi, perché molto, sono circa 13 miliardi, molto andrà al
Sud funzionerà con le regole del ciclo programmatorio 14-20, sarà appoggiato su un PON già attivo, ancora da decidere, e insomma saranno ulteriori risorse oltre a quelle del PNRR che investiranno i territori. Quindi io penso che c'è un tema innanzitutto grossissimo, che è programmare in maniera integrata, in maniera finalizzata, questa mole di risorse che poi dovrà ricadere sui territori, sapendo che funzionano anche diversamente. È stato già detto, noi sui cicli programmatori funzioniamo a spesa certificata per avere le risorse, il PNRR non funzionerà così, perché il regolamento lo dice in maniera chiara, si lavora su target e milestones, quindi su verifiche intermedie di aver raggiunto dei risultati specifici. Noi lo stiamo vedendo, io ho seguito un po' la progettazione del PNRR che è stato fatto al Ministero delle Infrastrutture, per esempio, ho visto alcune schede tecniche, ci sono dei milestones intermedi, per esempio sull'aspetto di ferrovia, ci sono chilometri di strade ferrate che tu devi fare per ottenere quelle risorse. Quindi abbiamo tanti soldi, strumenti che funzionano in maniera diversa e una storia del nostro paese che ci dice che sulle politiche di coesione non sempre siamo riusciti a spendere e a spendere bene. Quindi questo è il quadro di contesto. Vi restituisco qualche informazione rispetto alla roadmap che la ministra Carfagna ci ha presentato in una convocazione ufficiale alle parti sociali sull'accordo di partenariato. Diciamo che questa roadmap lei l'ha chiusa con la Ferrera adesso e contano di siglare questo nuovo accordo di partenariato entro giugno, al massimo i primi di luglio. È vero che c'è stato un incontro ulteriore la settimana scorsa con le regioni per la definizione dei criteri di riparto, però sono stati degli incontri ancora interlocutori che sono stati gestiti dal Dipartimento per la Coesione presso la Presidenza del Consiglio in maniera separata per macro regioni, quindi le regioni in transizione per conto loro, le meno avanzate e le più avanzate. Noi come CGL CISL UIL in maniera unitaria abbiamo questa volta presentato degli emendamenti unitari scritti all'accordo di partenariato, cioè abbiamo proprio emendato il testo, la bozza del 12 novembre, ed è in corso un'interlocuzione rispetto a questi emendamenti. Segnalo poi tre aspetti, diciamo, per noi molto importanti, su cui secondo me bisognerebbe fare anche un ragionamento in termini proprio di programmazione e anche di valutazione ex ante, e cioè la ricostruzione di un po' metro che sicuramente ci sarà come programma operativo nazionale e che lavorerà non sulla rigenerazione urbana ma sulla rigenerazione territoriale, perché avrà come organismi intermedi non solo le aree metropolitane come è stato in questo ciclo, ma anche le aree interne, le aree costiere e i centri di media grandezza. È interessante perché appunto ha per esempio, noi abbiamo proposto alla ministra che vuole lanciare questa nuova riforma delle ZES, soprattutto al sud, di agganciarla a questo nuovo PON metro, cioè uno strumento finanziario, perché altrimenti le ZES restano, diciamo così, come sono state fino adesso, buoni intenti ma che non camminano su nessuna gamba. Quindi c'è anche l'idea di capire come riorganizzarlo questo PON metro, che sarà quasi di 3 miliardi e dal nostro punto di vista potrebbe essere uno dei programmi operativi nazionali molto interessanti. C'è anche un altro PON molto importante, che è quello legato al fondo per la giusta transizione, che sarà su Taranto e sul Sulcis in Sardegna. Perché è molto importante? Perché potrebbe essere un PON che sperimenta delle pratiche pilota delle transizioni produttive e occupazionali verso la giusta transizione, e quindi tutto il tema della transizione ecologica, della riqualificazione del lavoro, eccetera eccetera, e quindi potrebbe strettamente essere collegato alle due grandi missioni del PNRR, che come sappiamo sono legate alla transizione ecologica e alla digitalizzazione. Ultimo punto, ovviamente questi due PON avrebbero bisogno di una capacità di valutazione, diciamo, di un assetto di valutazione importante, perché sono due PON strategici e innovativi. Su questo invito ovviamente a una riflessione degli esperti che sono qui. Chiudo su un tema che per noi è molto delicato e su cui ci stiamo confrontando, che sono le condizioni abilitanti nel nuovo ciclo programmatorio, perché ricordo, lo saprete meglio di me, che questa volta vanno assicurate ex ante, non in itinere. Questo è un tema per il nostro paese non banale, e peraltro che queste condizioni abilitanti devono essere assicurate nel corso del ciclo programmatorio per tutti i programmi e per tutti i territori, pena la mancata, diciamo, certificazione della spesa e quindi l'arrivo delle risorse nel nostro paese. Credo che sia una fase storica veramente particolare
e forse unica, e dal mio punto di vista dovremmo aver bisogno di più valutazione e non di meno valutazione. Spero che ci sia e che da questo tavolo arrivino anche delle proposte che abbiano un impatto poi sulla costruzione dei progetti e degli interventi nei territori. Grazie. Grazie mille Anna, scusami se ti abbiamo chiamato così, ti abbiamo tirato per la giacchetta all'improvviso, mi scuso anche con Serena per aver ritardato il suo intervento, però mi è sembrato molto interessante, come dire, precipitare un po' sul terreno, dato che appunto Anna segue direttamente questi tavoli e oltretutto è anche una valutatrice, insomma, che in passato ha partecipato anche all'attività dell'Associazione Italiana di Valutazione, ha scritto dei libri sulla valutazione, quindi insomma mi faceva piacere sentirla, anche perché ci ha dato degli spunti molto interessanti che possono essere utili, concreti, ma anche utili per il nostro, come dire, negoziato sulla crescita del ruolo della valutazione. Allora Serena, perdonami, adesso tocca a te, grazie. Grazie Virgilio e buongiorno a tutti. Alla fine l'intervento che mi ha preceduto mi dà anche un po' in là per introdurre le mie cose. Prima con una osservazione, diciamo, di massima, un po' generale che volevo fare, anche rispetto agli altri interventi che ci sono già stati. Tutta questa partita del piano nazionale di ripresa e resilienza è in qualche modo viziata, come il resto delle politiche, anche di tutte le altre politiche 21-27, dal tempo, da un vizio di tempo. È quello che essenzialmente sta ritardando tutto e sta anche creando tanta confusione. Dico questo perché guardando un po' i materiali, stiamo parlando di piano di ripresa e resilienza dall'autunno scorso, ma abbiamo cominciato a parlare di questo piano senza avere dalla stessa Commissione europea indicazioni certe su che cosa avremmo dovuto fare con questo piano e soprattutto su quali fossero le azioni effettive che dovevano accompagnare il processo di programmazione, che fosse di fondo, che fosse di programma. Comunque ci sono tutta una serie di atti, di prassi, insomma, che ogni volta che si fa programmazione, che si decide come spendere dei soldi, andrebbe fatta. Tutto questo a settembre non c'era, era parziale, è diventato un po' più effettivo. Sono andata a vedere le carte anche da parte della Commissione, c'è un documento di gennaio che poi accompagna il regolamento, dove si chiarisce un po' meglio tutta una serie di estremi, insomma, di costruzione di questo piano, ma e soprattutto si precisano anche gli elementi legati al processo di valutazione, e dove a mio parere vengono introdotti degli elementi assai interessanti, di cui magari poi parlerò un po' più avanti, però qualcosa veniva già detto prima, cioè si dice una cosa importantissima, io non sto dicendoti che cosa devi fare, come di solito accade quando programmiamo le politiche settoriali, i fondi strutturali, i fondi comunitari, dove ci sono linee strategiche, interventi, misure già costruite che noi dobbiamo calare poi rispetto alle nostre problematiche. Qui ci dice: io ti sto indicando una serie di problematiche paese, diciamo, generale, e rispetto a questa individuo quali possono essere le politiche, quali possono essere gli interventi che meglio possano contribuire a risolvere i problemi che hai. Quindi non c'è nessuna indicazione prima, e questo introduce un argomento molto interessante, a mio parere, che dovrebbe essere appunto prateria per i valutatori, è quello di costruire degli scenari, fare delle valutazioni di scenario a priori, e questo forse è la mancanza, il tempo non ci porta a fare questo, che dovrebbero in qualche modo indicare quali le strade migliori da percorrere, sia a livello di politiche da valorizzare, sia di interventi, strumenti, progetti poi da portare avanti. Questa introduzione mi serve anche a dire che poi questo vizio di tempo, quando parliamo di politiche agricole comunitarie, si triplica, perché in questo momento, lo diceva l'intervento che mi ha preceduta, se in alcune regioni, su alcuni tavoli, si sta parlando di un doppio processo di programmazione che si confonde con la chiusura dell'attuale, quando parliamo di politiche agricole abbiamo quattro processi: la chiusura dell'attuale fase di programmazione 14-20, una chiusura
non ce lo nascondiamo, è stato un periodo abbastanza drammatico per le politiche agricole. Non possiamo parlare di fallimento perché non, pare brutto dirlo, però ad oggi noi non sappiamo ancora bene che cosa è successo, che cosa questo ciclo di programmazione ha portato alle aree rurali, ha portato al settore agricolo, perché si è confuso con una serie di elementi e sinceramente anche le regioni che applicano la politica di sviluppo rurale in particolare è come se fossero arrivate stanche di certi processi, stanche di certi modelli e anche stanche di portare avanti un ragionamento molto ampio che in passato avevano fatto con i valutatori, anticipando processi valutativi come quello della valutazione in itinere, quello della valutazione ongoing. In questa fase è diventato tutto più meccanicistico e quasi un portare a casa l'indicatore che avevo programmato all'inizio. Quindi chiudiamo la fase 14-20. Per la fase 21-27, come penso tutti sappiate, abbiamo un periodo di transizione che le altre politiche non hanno. Si è arrivati tardi sullo stabilire le politiche 21-20, il bilancio, la quota insomma, di risorse per le politiche agricole, per la PAC e per tutto il bilancio 21-27, si è deciso per le politiche agricole di attivare un periodo di transizione che dovrebbe agire sul biennio 21-22. Quindi dovremmo essere in transizione ufficialmente, anche se come tutte anche per gli altri settori non conosciamo ancora le politiche, le risorse su cui contare e non abbiamo ancora i regolamenti chiusi. È stato da poco chiuso il regolamento di transizione che ci dà alcune indicazioni essenzialmente di andare in continuità con l'attuale programmazione, però ci dice anche una cosa importante che poi va a interagire su quello che è tutte le risorse di ripresa e resilienza, ci dice già come impegnare le risorse del Next Generation EU che andranno a beneficio dei piani di sviluppo rurale 14-20 per il biennio 21-22. Scusate tutto questo bisticcio di date, però è così che ragioniamo quando parliamo di agricoltura in queste settimane. Ci dà delle indicazioni, queste indicazioni ci dicono che principalmente le risorse di Next Generation EU per rurale andrebbero utilizzate almeno per il 37% su politiche verdi, su agroambiente, insomma, su quella che più modernamente viene chiamata la transizione ecologica, e ci dice anche che il 55% delle risorse comunque dovrà essere utilizzato per interventi che accompagnino la ripresa dei territori rurali naturalmente ripresa post pandemia stiamo parlando. Quindi ci dà indicazioni di interventi territoriali, principalmente territoriali, da attivare per almeno questo 55% del Next Generation EU. Quindi è vero che le regioni si troveranno a modificare i programmi, gli attuali programmi di sviluppo rurale per inserirci le nuove risorse 21-22, ma è anche vero che comunque ci sarà un processo di programmazione da attivare e su cui bisogna fare anche delle riflessioni rispetto a quello che è stato l'impatto della pandemia nei territori rurali, riflessioni che adesso non ci sono e che sicuramente potrebbero essere argomento anche queste di magari non proprio di valutazioni, forse i tempi non ci sono, però di analisi specifiche, analisi molto mirate da attivare nel più breve tempo possibile. Terza fase sulla programmazione di sviluppo rurale è quella del 23-27. Abbiamo una nuova PAC da programmare che, come sapete, anche in questo caso vede l'agricoltura confrontarsi con delle dinamiche essenzialmente nuove. Passiamo da una programmazione regionale a una programmazione non nazionale, perché nessuno farà quella, però la Commissione europea si aspetta che gli Stati membri presentino un unico piano per tutta la PAC, un piano strategico nazionale, che poi può essere anche gestito, può essere implementato, a meno che in questi giorni il regolamento non cambi, perché ci sono delle istanze a far cambiare il regolamento, che può essere gestita a livello regionale. È chiaro che
probabilmente nei processi implementativi poco cambierà, però è chiaro che il quadro si complica sia ai livelli di programmazione sia a livelli poi di gestione, soprattutto finanziaria, degli interventi, e in tutto questo entra in gioco anche il ruolo della valutazione. È chiaro che avremo una valutazione di programma strategico nazionale, perché se la Commissione europea vuole vedere un programma, vuole vedere anche una valutazione che accompagna. Però è anche vero che poi questa valutazione dovrà tener conto, man mano che andremo avanti, di tutto quello che succederà a livello regionale nei processi di implementazione, nei processi implementativi, e quindi è altrettanto vero che poi le valutazioni nazionali in qualche modo dovranno coordinarsi con dei lavori a livello regionale. E naturalmente tutto questo apre dei discorsi di, prima di tutto, di governance dei processi, ma anche di metodologie nuove da inventarsi, da studiare, di processi analitici sicuramente nuovi, a partire dal primo, da quello più semplice che presto faremo tutti, che è la quantificazione degli indicatori. È una quantificazione che in qualche modo non potrà essere fatta a livello nazionale, dovrà assolutamente tener conto di tutte le diverse istanze e questioni, chiamiamole così, perché poi per dire un sacco di cose che avvengono a livello regionale. Su tutto questo in qualche modo si mette la questione del PNRR. Ci sono arrivata alla fine per dire che ad oggi, diciamo, forse la partecipazione del settore agricolo a quello che è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è una partecipazione che lascia alquanto, diciamo, storditi, alquanto che dà poche indicazioni, perché come è successo in tutti gli altri ministeri, come tutti gli interventi prima di me hanno detto, è successo un po' tutto all'improvviso, non c'è stato un processo di coinvolgimento, soprattutto nelle prime fasi, netto e diretto, in quello che poteva essere un programma, in una strategia complessiva di azione. Da quello che so io, da quello che è successo, sono stati chiesti progetti al Ministero, e il Ministero così si è mosso. Ha presentato delle schede di interventi per il settore agricolo, delle schede che quasi tutte, tranne una che riguardava il mondo forestale, sono state accolte e fanno parte attualmente di questa bozza di piano, che comunque è in fase di modifica. Gli interventi di cui stiamo parlando non vanno molto lontano da ciò che già il settore agricolo fa, l'agricoltura fa, da quella che si può definire una sorta di politica nazionale, di politica agricola nazionale. Viene ribadito lo strumento del contratto di filiera e di distretto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come strumento di competitività. Si parla di logistica agroalimentare per il settore, una logistica che naturalmente sposi i concetti di transizione ecologica e di transizione digitale, rinnovandosi completamente. Ci sono una serie, c'è una misura per l'efficientamento delle strutture produttive agricole, volendo attraverso, diciamo, la possibilità di rimettere, di efficientare le strutture produttive, contribuire a quello che è la lotta ai cambiamenti climatici, il risparmio energetico. C'è una misura sul biometano che dovrebbe entrare nel gioco di tutte quelle misure che vanno a favore delle energie rinnovabili. Quindi le misure. Perdonami, ti chiederei se puoi spingere, perdonami, perché purtroppo siamo andati lunghi, non per colpa tua, però scusami. Mi chiudo. Quindi questa è quello. Grazie. Che volevo mettere in evidenza, che c'è forse la vera novità che propone il Ministero dell'Agricoltura è una misura di sistema. È una misura di sistema rivolta alla digitalizzazione amministrativa del mondo agricolo e rurale, e questo fa la vera differenza, perché si basa su tre cose. Una riforma di tutto il SIAN che dovrebbe portare anche a una messa a sistema di tutte le fonti, dati disponibili
di tutte le fonti informative che girano intorno al mondo dell'agricoltura, compresa anche la RICA nazionale. Tutto questo può essere una buona notizia, soprattutto per chi si occupa di monitoraggio e valutazione, perché pone appunto il Ministero, presume di risolvere un suo problema storico, quella dell'assenza di dati o della grande difficoltà a trovare alcune delle informazioni statistiche, alcuni dati che riguardano poi soprattutto pratiche ambientali, la gestione delle aziende e via dicendo. L'altra cosa che volevo mettere in evidenza come riflessione, un po' l'occasione persa di mettere a sistema, di fare qualcosa di più complesso, di più articolato, altre azioni di sistema che potressero riguardare il mondo agricolo. Ne butto lì due. Una riguarda le risorse umane del settore agricolo. Si poteva fare di più, abbiamo l'esigenza di ringiovanire, di migliorare la condizione delle donne che lavorano in agricoltura, abbiamo il grosso problema degli immigrati. Tutto questo poteva essere materia per una grande misura sul capitale umano agricolo, sull'imprenditoria in agricoltura, sul lavoro agricolo. Altra occasione persa è quella sul territorio, veniva già detta in precedenza, sui territori rurali. C'è una scheda a cui l'agricoltura ha partecipato sui borghi rurali, che però ha una visione un po' vecchia del mondo rurale, una visione che ancora una volta rivende l'attrattività turistica culturale dei territori rurali, quando sappiamo tutti che con la pandemia, con il Covid e anche con una presa di posizione della Commissione europea che di recente ha pubblicato una comunicazione per una visione a lungo termine delle aree rurali, dove c'è un assoluto cambio di paradigma, si ricomincia a pensare alle aree rurali come aree di nuovo sviluppo, di nuova economia, di una vita diversa, insomma a ripopolare questi territori e rendendole nuovamente vitali. Anche questo poteva essere oggetto del PNR. Mi chiudo, scusate il tempo e la lungaggine. No, Serena, scusa tu, era interessantissimo e tra l'altro non hai preso tanto tempo, però siamo lunghi e quindi volevamo chiudere. Volevo solo sottolineare due cose che dicevi che erano molto interessanti. Uno, questo rischio del Piano Strategico Nazionale Unico, che potrebbe in qualche modo comprimere il respiro e lo spazio e la voglia di valutazione da parte dei territori e delle regioni, che secondo me nello sviluppo rurale è un elemento importante che in questa programmazione ha, a mio avviso, ha avuto degli effetti positivi. E l'altro, diciamo, tu dicevi appunto ci sono degli spazi, hai parlato di praterie per i valutatori, questa parola diciamo ci piace, nel senso che è vero che in questo momento ci vorrebbe appunto, senza quel vincolo di tempo, veramente, come dire, uno spazio ampio per i valutatori per poter supportare e aiutare il processo di programmazione. Purtroppo la fase è così concitata, però abbiamo definito questa fase, come dire, nella locandina un tornante della storia, è una fase molto particolare in cui probabilmente il contributo dei valutatori potrebbe essere prezioso. Mi taccio e passo la parola a Fabrizio per il secondo giro di domande. A questo punto forse io direi di unire i due giri, quindi dopo la mia domanda fra virgolette c'è anche quella di Simona, e poi lasciare la parola a interventi un po' più stringati in maniera tale da far intervenire altri. Allora, la riflessione che volevo fare con voi riguarda anche il senso che daremo a questo gruppo tematico, ovviamente un gruppo tematico aperto ai soci attuali e ai nuovi soci che si vorranno iscrivere. L'obiettivo appunto è cercare di ricostruire un senso intorno alla valutazione di questi programmi, di queste politiche, tenendo ben presente che ci sono ovviamente sensibilità differenti, dobbiamo essere inclusivi da questo punto di vista, non ci sono alcun tipo di preclusione. Però io quello che vi volevo un po', sul quale volevo sentire un po' il vostro parere, riguarda un po' il senso che la valutazione all'interno delle politiche sta assumendo. Un po' l'avete già accennato prima, sicuramente ci sono per alcuni casi nuovi spazi, anche dovuti magari alla vaghezza dei nuovi piani di valutazione, e dall'altra invece si assiste a sempre più una maggiore rigidità e un'idea della valutazione che corre il rischio di diventare un po' più qualcosa di contabilizzazione piuttosto che ricerca sociale. Rispetto a questo il ruolo che come gruppo tematico e associazione italiana di valutazione dobbiamo svolgere non è
come dire, indifferente, perché il rischio è che la valutazione venga sempre più compressa all'interno di paradigmi quasi da studi congiunturali, nel quale si mette il dato e si ottiene il risultato, no? Questo vale tanto per la quantificazione degli indicatori quanto anche per la dimensione degli impatti, che sappiamo bene è una dimensione molto complessa da affrontare, perché ci sono tempi di sedimentazione degli impatti che sono spesso incompatibili con quelli della valutazione. E quindi una valutazione di processo, una valutazione che entri anche nel merito degli impatti potenziali, diventa sempre più importante nella misura in cui dà e restituisce ai decision makers quelle informazioni che riguardano proprio i nodi strutturali che sono presenti nel nostro paese. Leggevo che il piano Marshall è stato, come dire, si è sviluppato dal 47 al 51 in 4 anni. Molto probabilmente in quel periodo non esisteva il codice degli appalti, non esistevano tante rigidità che sono presenti ora e che hanno a che fare soprattutto con la delivery delle politiche. Quindi ecco, poi passo la parola a Simona, io vi chiederei di dire la vostra rispetto a quali sono i rischi e le sfide che la valutazione in qualche modo si trova a dover affrontare rispetto a questo ruolo che viene assegnato dalla Commissione e anche dalle amministrazioni nazionali e regionali. Prego Simona. Sì, no, aggiungo soltanto 2 parole per dare poi la voce a tutti gli altri. Intanto buongiorno, perché parlo per la prima volta. In continuità con Fabrizio, perché appunto si è parlato, ecco, di questa scarsa attenzione alla valutazione e così via, 2 questioni semplicemente, ecco, volevo riportare alla vostra attenzione. La prima è sicuramente una questione di governance, che non è soltanto una questione aperta sulla governance del piano nazionale, ecco, del PNRR, diciamo, ecco, non è soltanto una questione di piano, ma evidentemente è una questione anche di valutazione, cioè come vogliamo gestire, a che livello vogliamo gestire queste valutazioni, no? E questa è una cosa fondamentale. E considerato poi la platea di valutatori che oggi sono già investiti nell'ambito, ecco, delle politiche comunitarie e che di fatto nella valutazione delle politiche comunitarie e che in qualche modo verranno investiti anche dal PNRR, quindi quali sinergie creare a questo punto, no? In termini di valutazione e di valutatori, io direi pure, ecco, tra questi 2 aspetti, posto che ad un certo punto verrà definita anche la governance, no, del piano del PNRR. La questione è sicuramente la tempestività poi della conoscenza valutativa che verrà restituita ai decisori politici è fondamentale, perché poi appunto, lo diceva Fabrizio, ma lo dicevate tutti quanti voi, non c'è evidentemente tempo, ecco, non c'è molto tempo, quindi è necessario ovviamente instaurare un rapporto tra valutatore e amministratore politico, ecco, della politica, diciamo, ecco, un rapporto di continuità, di riversamento continuo, no? di questa conoscenza valutativa. E quindi quale rapporto con il futuro? Io volevo anche avere una, come dire, cercare di guardare in linea prospettica, no? Ecco, oggi e domani si presenterà la questione di valutazione, rapporto tra valutazione e PNRR, ma intanto arrivano i fondi comunitari e i programmi, ecco, comunitari. Quale sarà il rapporto, ecco, tra la valutazione e le politiche pubbliche, ecco, nel prossimo futuro, ecco, come coniugare al meglio questo rapporto al fine, come dire, in una chiave, io direi anche come IV, no? Di accrescere la cultura valutativa, considerata questa esperienza adesso di una scarsa attenzione alla valutazione, come accrescere la cultura valutativa e rafforzare il rapporto tra valutatore e gestore delle politiche comunitarie e politico, ecco, delle politiche pubbliche. Passo la parola quindi al primo, ecco, Antonio, che sta Antonio Bonetti, ecco, rimango sulla linea di Virgilio, diciamo, no? Sull'ordine alfabetico degli interventi. Grazie Antonio. Prego. 2 cose, provo a dire 2 cose rapide che secondo me sono preoccupanti, sia in relazione ai piani nazionali di ripresa e resilienza, sia in relazione ai fondi strutturali.
Piani d'azione di ripresa e resilienza c'è necessità di essere molto veloci, molto rapidi. Secondo me, sia col precedente governo sia col nuovo governo, si è visto che però questo può anche comportare scarsa comunicazione ai cittadini, prima che alle comunità di ricercatori di questi strumenti, e quindi figurarsi, non comunicano ai cittadini cosa metteranno dentro, figurarsi se si preoccupano della valutazione ex ante. E questo, per certi versi, a me pare ancora più grave in relazione ai fondi strutturali, perché non ci dimentichiamo che la proposta di regolamento sulle disposizioni comuni, come dire, metteva sull'altare delle famose 80 misure di semplificazione, tabula rasa la valutazione ex ante. Per cui noi siamo preoccupati che manca la valutazione ex ante e mancherà a livello nazionale la valutazione in itinere del piano nazionale, però non dimentichiamo che la proposta di regolamento sulle disposizioni comuni in sostanza annullava la valutazione ex ante. Qui ci sono colleghe e colleghi che ne sanno molto più di me. Buon lavoro. Vado io? Sì, assolutamente Massimo, vai. Ok, grazie. No, beh, molto stimolante. Ora, diciamo, ma io provo di nuovo, insomma, a stare su un piano di questo genere, perché, allora, vabbè, facciamo come fanno i filosofi, naturalmente non sono all'altezza dei filosofi, tantomeno di Virgilio, che un po' lo è, ma... cioè, pongo tre questioni, no? Allora, che abbiamo vissuto in questo anno, diciamo episodi che abbiamo vissuto in questo anno, fino a uno molto recente che ci dice delle cose molto importanti, no? Quindi, e qua cerco un po' di entrare sul tema che introduceva Simona, insomma, sul ruolo della valutazione. Pensiamo, allora, tre fenomeni. Diciamo l'andamento dei costi e della reperibilità delle mascherine, diciamo, ad avvio Covid. Pensiamo allo sciopero recente dei lavoratori di Amazon e ancora di più al blocco del canale di Suez di questi giorni. Allora, vogliamo introdurre delle questioni. Pensiamo anche a un'altra cosa, come per esempio la discussione sul debito pubblico, la discussione sui vincoli di bilancio per gli investimenti, si sia molto, molto mossa, ovviamente necessariamente in questo periodo. Allora, il problema qual è? Ovviamente, noi siamo andati avanti per molti anni, con una serie di riforme, anche strutturali, più o meno, e una serie di politiche che andavano a facilitare una grande apertura del mercato e delle economie locali, che ha avuto degli impatti enormi. Stiamo lavorando in tutte le regioni su molti problemi che sono legati alla distruzione delle filiere produttive, tanto in manifattura e in alcuni casi anche in agricoltura, no? Allora, una grossa, diciamo, se dobbiamo farci qualche illusione, pensare di fare qualche slancio sul piano della valutazione, questi temi qua, questi tre casi, no, che mettono in evidenza come i mercati siano totalmente fuori controllo da parte degli stati, come ci siano ormai mega infrastrutture che ci evidenziano in maniera lampante come quali sono le catene di approvvigionamento, quali sono gli snodi fondamentali di queste catene. Ecco, nel momento in cui si ridiscute cosa deve essere centrale in un progetto che affannosamente stiamo cercando, insomma, si sta cercando come sistemi paese, sistema, anche qua il ruolo paesi, pensiamo ora al recente inciampo in Germania, no, dell'approvazione di tutto questo complesso di politiche che stanno intorno al PNRR. Quindi una nuova ridefinizione dei rapporti anche tra stati e Unione, no? Perché
Allora, vogliamo pensare di introdurre temi come la rilevanza di qual è, diciamo, la direzione, qual è la rilevanza della ricostituzione o della maggiore competitività di filiere produttive nazionali, regionali e così via. Rivedere, diciamo, ripensare criticamente funzionamenti dei meccanismi di mercato che invece favoriscano il decentramento produttivo, favoriscano, ecco, allora, tutti questi elementi sono, è questa la parte, diciamo, appassionante di questo momento e di questo percorso. Ed è su questo che, secondo me, dovremmo concentrare, non è che dipende da noi, no? Che dovremmo concentrare l'attenzione, gli sforzi e gli stimoli nei confronti delle amministrazioni centrali e anche in parte di quelle regionali. Poi, ecco, qui sta un po' la sfida del che poneva anche Fabrizio su questo binomio, no? Contabilizzazione verso ricerca sociale, cioè la valutazione che deve servire, cioè a legittimare un percorso che non ci soddisfa e non ci convince, magari, oppure a introdurre, diciamo, evidenze, ma non solo evidenze, anche elementi di criticità, no? E su questo introduco un altro elemento e concludo. C'è anche il tema, un tema molto forte, dove credo che l'Associazione Italiana di Valutazione dovrà, insomma, lo fa, ma dovrà tirar fuori qualche riflessione a un certo punto, diciamo verso la fine forse di questa programmazione, non lo so, non mi voglio assolutamente sostituire, ma è proprio anche la capacità di gestione della valutazione da parte delle amministrazioni. Cioè, noi veniamo ormai da anni e anni di bandi che hanno una infinità di difetti, che hanno introdotto molte distorsioni, siamo tutti, come dire, vittime ma anche responsabili poi dei comportamenti che si vanno ad attuare dentro un sistema di regole che è quello, dove ci sono delle cose assurde. Io peraltro, appunto, citava Virgilio all'inizio, sono anche vicepresidente dell'Associazione Italiana, Società Italiana di Antropologia Applicata, quindi, diciamo, degli antropologi che perché sono antropologo di formazione, quindi sono, e questo lo dico non tanto per, ma lo dico perché tra le tante distorsioni che troviamo in questi bandi, cioè quelli che selezionano, appunto, diciamo, le voci e i servizi che la valutazione può fornire al quadro della programmazione, allora anche lì ci sono tante barriere che talvolta sono veramente bizzarre, cioè per esempio penso alle barriere disciplinari, cioè chi come me ha un po' di anni e magari si è formato in un sistema accademico in cui diciamo la valutazione non esisteva e comunque cominciava ad affacciarsi in qualche modo tra i master e così via, eccetera eccetera, naturalmente ci sono, appunto, delle richieste di lauree che sono talmente, per esempio, anche nei curriculum che vengono richiesti dai valutatori, che sono veramente bizzarre certe volte, che pongono delle barriere che sono sinceramente imbarazzanti certe volte, anche perché lasciano fuori competenze. Ora, non è che qua voglio fare, diciamo, gli antropologi chiaramente sono gli ultimi di tutta la filiera di competenze che possono essere attivate, ma credo che lo si sappia bene nell'ambito dello sviluppo rurale o in qualsiasi tipo di radicamento territoriale di politiche o comunitario delle politiche, contesti urbani, quartieri, diciamo rapporto città-campagna e così via, in molti casi anche la componente, per esempio, degli antropologi può avere ha avuto una rilevanza e un ruolo importante, ma questo vale poi per tutti gli altri. In alcuni casi si sceglievano matematici piuttosto che altri tipi di professionalità. Allora, qua c'è un problema, c'è anche un problema, diciamo, di regole, no? C'è un problema di regole del gioco, c'è un problema di accesso e così via. E basta, mi fermo, non vorrei rubare altro tempo. Grazie Massimo, oltretutto hai toccato un tema che c'è molto, come dire, vicino, perché stiamo provando a mettere su un osservatorio sul mercato della valutazione, proprio perché ci sono distorsioni che hanno a che fare non solo con la composizione di gruppi di lavoro,
ma arrivano addirittura a dettarti le tecniche che devi utilizzare ancor prima di aver messo il piede nell'uscio della porta. Quindi certo, grazie per questa cosa. Passo la parola ad Andrea. Eccomi. Allora, sì, sono tutti temi che mi stanno a cuore, cerco di trattarli molto veloce per dare anche l'opportunità a chi ci ascolta di intervenire. Allora, la prima cosa io direi riguardo alla valutazione, diciamo, in questo periodo, io non è che ora riesco, cioè volendo si possono elencare i temi su cui la valutazione dovrebbe concentrarsi, ma il problema è farla la valutazione. Cioè, voi siete sicuri che sul PNRR si farà una valutazione in Italia? Io no, al momento, da quello che dicono i regolamenti e da come stanno andando le cose, direi più di no che di sì. Quindi la prima cosa che l'associazione dovrebbe fare è perorare questa causa. Cioè dire che c'è bisogno di una valutazione, poi si vedranno i modi, le forme e così via, ma che bisogna farla. E diciamo l'unico esempio, cioè l'unico, il principale esempio che viene in mente è quello della riforma Hartz in Germania. Quando si fece la riforma Hartz, che era il 2004, mi sembra, qualcosa del genere, del mercato del lavoro, per quel paese epocale, ma insomma quanto... comunque di meno forse di quello che sembra che per noi sia il piano di recovery, si preparò dall'inizio fecero i bandi di tutti i valutatori, dall'inizio si chiamarono i migliori ricercatori delle migliori università e così via a preparare la valutazione. Allora, quindi questo è quello che noi dobbiamo chiedere, dovremmo chiederlo subito, un documento, non so se Massimo Settomei ancora è collegato, ma insomma chi più di lui, diciamo, dovrebbe poi ciao, poi diciamo tutto il mio supporto, tutto il supporto penso delle persone che sono qui, però bisogna fare un documento pubblico in cui questa cosa la si chiede, e la si chiede con decisione, che vada al Senato, che vada all'unità che si occupa della valutazione. Poi appunto su come deve essere questa valutazione qualche cosa l'ho detto, vanno bene tutte le cose che diceva Bressan prima, ma la questione è che bisogna unire un'analisi, come dire, perché insomma bisogna dare un giudizio sulle politiche, poi quindi bisogna mettere insieme un'analisi del cambiamento dei comportamenti prima ancora che degli effetti macroeconomici, o che quello ci penseranno insomma gli econometrici del Ministero dell'Economia a fare. Il problema è capire come in alcune strutture cambiano le cose. Su questa, per esempio, accennavamo prima la capacità amministrativa. Cioè questo, allora, voi sapete che gli investimenti in Italia non riescono, gli investimenti pubblici, non riescono a raggiungere il livello degli ammortamenti. Quindi il nostro capitale pubblico è da svariati anni che si deprezza, no? Quindi vale di meno. E poi i ponti cadono, le strade sono interrotte e così via. Allora, questo in parte può essere stata colpa delle risorse, in parte può essere stata colpa della farraginosità delle leggi, ma in larga parte è anche colpa di una mancanza di capacità amministrativa. Questo non sempre viene analizzata e non sempre viene approfondita. Su questo il PNRR, scusate, ci litigo sempre, ha problemi, ha un fuoco particolare, quindi sarebbe l'occasione di concentrarsi su questo. Vabbè, avrei delle cose da dire, ma insomma ci portano lontano. Un altro aspetto della valutazione 21-27, allora 21-27 dicevo, in questo caso probabilmente si farà la valutazione, sta nei regolamenti, le nostre amministrazioni hanno responsabilità e così via, però è vaga, bisognerebbe ragionare, per esempio tutti noi lavoriamo indirettamente o perché siamo chiamati a valutare o perché alcune volte diamo una mano sui piani di valutazione, proviamo a riflettere quello che sia un buon piano. Proviamo a dare delle indicazioni, non per favorire, che ne so,
la valutazione degli esterni o degli interni e così via. Quello viene dopo, un'altra questione, ma per favorire dei piani fatti bene che vengano seguiti. E qui arriva un altro punto che in qualche modo toccava Massimo prima con la questione dei bandi e così via. Va bene fare un osservatorio, ce ne sono già vari. Noi come Smeri curiamo per un osservatorio europeo, l'Help Desk, quindi avete lì un repository, ormai ci sono più di 1200 valutazioni che abbiamo esaminato e così via. In più forniamo un'assistenza alle amministrazioni che ce lo chiedono per sostenerli, per aiutarli. Allora, una delle questioni che emerge da tempo e per cui è nato questo servizio è che in Europa, ma vale anche per l'Italia, la capacità di valutazione è molto bassa, cioè piuttosto molto bassa, sì, diciamo. Noi valutevamo come affidabili una valutazione su tre di quelle di impatto che abbiamo esaminato. È un dato ufficiale, quindi non scopro qui qualcosa di riservato. E questo riguarda anche noi, perché poi diciamo siamo noi che spesso facciamo quelle valutazioni, o perché non siamo messi nelle condizioni, o perché vengono fatte superficialmente. Ma la capacità non interessa soprattutto i valutatori, soprattutto in un paese grosso come l'Italia. Diciamo, ci sono alcuni paesi che hanno anche un problema proprio di scarso numero di valutatori, di esperienza valutativa, ma in generale interessa le amministrazioni. In Italia non ho mai visto rompere un contratto a un valutatore perché non era in grado, eppure ho visto delle valutazioni veramente impresentabili. In Europa questo succede, la DG Regio rompe i contratti, se almeno insomma, la Veronica l'ha fatto più di una volta nell'ex post, perché non rispondevano alle. Allora, se noi chiediamo di più dobbiamo essere pronti a dare di più, però deve essere un discorso chiaro, cioè deve essere un mercato più efficiente a mio avviso, e su questo le amministrazioni devono crescere. Ci sono vari modi per crescere, fare degli steering group interni per cui si avvalgono di esperti, levare un sacco di spazzatura, diciamo, che a volte ci chiedono valutazioni inutili, no? E cercare di concentrarsi sulle valutazioni effettivamente serie e importanti che possono dare un contributo. Quindi questo sarebbe tutto un altro discorso che l'associazione... A chiudere, scusami. Sì, che l'associazione può portare avanti in maniera trasparente, chiara, diciamo senza volere di fare lobby così di piccolo cabotaggio, ma semplicemente di rafforzare la valutazione. Dati i tempi mi fermo qua e mi piacerebbe appunto sentire un po' di interventi. Grazie. Allora, scusa, sì. Fabrizio, perdona, no, volevo dire solo una cosa perché appunto era molto interessante quello che diceva Andrea sul fatto che il PNRR di fatto non avrà una valutazione a livello di Stati membri, però questo può essere, come dire, un oggetto anche del nostro gruppo tematico, diciamo possiamo stimolare sicuramente il presidente Gabriele Tomei, però diciamo possiamo essere qui, questo è lo spazio, cioè il gruppo tematico valutazione programmi e politica europea può in qualche modo farsi parte attiva per promuovere, siccome il regolamento all'articolo 30 prevede che entro fine 2021 la Commissione può diciamo promulgare degli atti delegati che definiscono il quadro della valutazione, potremmo in qualche modo farci promotori perché ci sia una valutazione a livello nazionale, a livello di paese, ma probabilmente anche a livello territoriale, perché sennò appunto con la dimensione territoriale che diceva Massimo all'inizio si perde, quindi forse io mi spingerei ancora di più perché queste risorse andranno comunque alle regioni, si intersecheranno con le politiche di coesione, quindi è chiaro che forse ci dobbiamo accontentare di un passaggio. Quindi è anche a molti altri stimoli che davi tu sul, come dire, sulla promozione della cultura e della valutazione, ci piacerebbe che questo gruppo tematico fosse il luogo in cui discuterne e magari diciamo precipitassero in atti concreti che ci consentono poi di disseminare la cultura della valutazione, fare più valutazione, farla migliore, sì, probabilmente diventerebbe più demanding per noi, ma siamo pronti a questa sfida, quindi insomma siamo d'accordo a quello che dici tu. Sì, comunque scusa brevemente, diciamo che l'azione andrebbe fatta a due livelli, uno è quello dell'associazione europea, perché probabilmente attraverso quella si può fare meglio forse pressione su commissione e così via. E la seconda però non è che lo Stato italiano non può fare valutazione, nessuno glielo impedisce, quindi diciamo noi possiamo fare un'azione diretta sulle istituzioni competenti.
Allora, passo la parola a Serena. Sì, vado anch'io veloce. Vabbè, io dico la verità, non sono così diciamo pessimista nel fatto di pensare che lo Stato prima o poi o comunque l'intero sistema Italia possa voler affrontare delle valutazioni del PNRR, anche perché secondo me un processo, un programma, un piano così complesso con nolenti o volenti anche tante novità che a un certo punto dovrà dotarsi di alcuni elementi che accompagnino l'implementazione e l'applicazione. Cioè non si può pensare di lasciare la valutazione dei risultati, del raggiungimento dei target dei risultati soltanto un processo diciamo alto a livello di Commissione europea. È un processo che va seguito, va assolutamente seguito all'interno dello Stato membro e quindi secondo me anche con un po' di pressione, anche probabilmente chiarendo certi aspetti, si potrà man mano arrivare a processi di coinvolgimento di tutto il sistema valutazione o l'utilizzo di metodi di valutazione, non fosse anche all'interno delle singole amministrazioni che applicheranno il programma. E proprio su questo, a livello di amministrazioni, cioè è vero che ancora, lo diceva prima Simona, non conosciamo quale sarà la governance effettiva del PNRR e non sappiamo ancora quali saranno i livelli di complementarietà con le altre politiche che si attiveranno nello stesso periodo in Italia. Però è vero che può essere fatta anche una pressione a livello di amministrazioni nazionali, sia regionali sia centrali, anche perché è evidente che le azioni del PNR per gran parte, io lo penso al mondo agricolo, ma non credo che sia succederanno così diverse per altri settori o altre politiche, sono politiche che si attiveranno in parte da una, scusate il bisticcio di parole, da una parte e dall'altra, molte volte in continuità vanno analizzati gli elementi di complementarietà, quindi perché non sviluppare già in questo momento, non aiutare le regioni, le amministrazioni centrali che hanno un processo di valutazione in atto a farsi domande anche su quello che potrà succedere nel futuro utilizzando anche un pezzo di altre risorse, di altre risorse che verranno gestite in maniera diversa dai piani diciamo finanziati dalle risorse comunitarie. E poi questa è una cosa che mi dico a me stessa e chiudo con questa come ricercatore, ma sicuramente vale anche per la valutazione, lo diceva prima Bressan, c'è sicuramente da fare una grossa riflessione su tutti su temi nuovi, temi di frontiera. Io in particolare penso ai temi della transizione ecologica, che sono poi quelli che più interessano magari le materie di cui ci occupiamo come agricoltura, dove è vero che c'è tantissimo, ma probabilmente c'è tanto altro da sviluppare, perché cambia completamente l'approcciarsi a certe materie. E poi c'è tutto il campo della valutazione digitale, che apre anch'essa nuove porte e nuove riflessioni da fare. Per esempio, una domanda che ci siamo fatti già quando lavoravamo sulla Bull, questo a livello di CREA, è quello dell'obsolescenza dell'innovazione. Per esempio, è un tema nuovissimo, è un tema che va affrontato a livello valutativo, perché è la velocità con cui con cui le nuove tecnologie diventano vecchie pregiudica anche l'impatto di certi interventi, i costi e benefici dell'azione digitale, della rivoluzione digitale, l'impatto su chi non vuole avvalersi dell'utilizzo di tecnologie. Ci sono tutti nuovi campi che si possono aprire, quindi è una riflessione che anche noi ricercatori dobbiamo fare. Cioè, in questo momento nessuno ci chiede di valutare certe cose, però probabilmente è importante avviare studi, ricerche in certo senso in certe direzioni, perché soltanto facendo capire la complessità di questi interventi può aprire a un'effettiva domanda di valutazione nelle amministrazioni da parte di chi poi la politica la deve scrivere e la deve applicare. Chiudo con questo. Grazie Fabrizio, scusa prego. Se intervengo,
rendiamo un po' più dinamica, diciamo, questa chiusura, a questo punto, no, volevo ringraziare, cioè, Silvia Martini che interviene dall'Emilia Romagna, in effetti probabilmente vorrà intervenire, ma proprio su un punto su cui, ecco, bravissima, è un punto su cui in realtà mi piaceva, ecco, che ci si soffermasse. Se è vero che ancora non abbiamo certezze sulla valutazione del PNRR, comunque abbiamo delle certezze invece sulla valutazione degli altri programmi, no? E quindi, ecco, sinergie, complementarietà, trade-offs sicuramente saranno all'ordine del giorno delle valutazioni attuali e future, no? Attuali perché abbiamo comunque ancora, ecco, un periodo di transizione che va valutato ovviamente, ecco, dai valutatori. Noi adesso non so esattamente quale sia, come dire, lo scenario attuale delle altre delle valutazioni delle altre politiche, come noi nello sviluppo rurale, per esempio, ecco, noi abbiamo delle valutazioni già in atto, no? Quindi delle valutazioni ongoing che stanno seguendo i programmi e che necessariamente dovranno essere in qualche modo coinvolte e investite, no, della valutazione, ecco, del periodo di transizione e poi anche della valutazione ex ante, per quanto possa essere fatta questa a livello nazionale, ma ovviamente dovranno fornire, no, degli elementi di strumenti, quali indicatori, ecco, degli elementi di analisi che potranno essere utili alla programmazione futuro, del periodo futuro di dello sviluppo rurale, ma insomma della PAC, ma come anche delle altre politiche. Quindi io farei intervenire subito Silvia Martini, se Fabrizio non voleva aggiungere qualcos'altro, perché io l'ho interrotto in entrata, diciamo, farei ecco, parlare subito Martina Silvia, che voleva appunto intervenire su questo aspetto. Poi chiunque, ecco, può scrivere in chat, così diamo la parola. Grazie. Sì, grazie, non so se mi sentite. Sì. Sì, grazie. No, e non so se mi vedete perché ho qualche problema di. Probabilmente No, vedete. vediamo nero, va bene. Dietro la mia scrivania, ma è lo stesso, l'importante è che mi sentiate. Allora, innanzitutto grazie per aver organizzato questa occasione di confronto su un tema che è straordinariamente importante, che è appunto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la valutazione, soprattutto collegata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Gli elementi che sono usciti oggi. Si Sì, sente. sono sicuramente utili per farsi un'idea sul fatto che ancora non c'è fatto chiaro, nel senso che sia il regolamento sia i materiali che sono usciti sul piano fino ad oggi non consentono di farsi un'idea su che tipo, addirittura Naldini mette in discussione se verrà fatta una valutazione del piano nazionale. È chiaro che è un tema per i valutatori straordinariamente importante e sicuramente qualsiasi iniziativa che è volta a sollevare l'attenzione dei decisori su questo, sull'importanza, insomma, di prevedere una valutazione è condivisibile. Volevo solo dire velocemente fare una considerazione sulla domanda che veniva posta sulla capacità, insomma, di fare cultura valutativa e di collegare il lavoro dei valutatori all'utilizzo della valutazione a cura dei decisori. Per dire che in Regione Emilia-Romagna, visto che abbiamo avviato, insomma, la programmazione 21-27, stiamo chiudendo il documento strategico regionale. E a corredo del documento strategico regionale abbiamo come nucleo di valutazione curato un compendio delle valutazioni. Proprio per fare tesoro delle valutazioni condotte fino ad oggi, che non sono tutte naturalmente, perché la valutazione è partita un po', insomma, più avanti rispetto alla via della programmazione, chiaramente, e soprattutto non abbiamo ancora a disposizione le valutazioni trasversali di policy. Però abbiamo a disposizione tante valutazioni di programma, for FESR, for FSE e anche piano di sviluppo rurale. E più alcune valutazioni di policy che abbiamo fatto insomma, avvalendoci di valutatori esterni e internamente come nucleo di valutazione. E
abbiamo voluto proprio fare il compendio perché, che sarà un allegato del documento strategico regionale, proprio perché si promuova la conoscenza degli esiti delle valutazioni nel momento in cui si fanno le scelte strategiche della programmazione strategica della regione. E quindi questi esiti sono contenuti anche nel documento strategico regionale. Ecco, qualunque, diciamo, futuro approfondimento che vorrà fare l'associazione di valutazione sulla valutazione del piano nazionale, soprattutto su metodi di valutazione un po' diversi, perché il piano appunto non misura la spesa, ma misura le realizzazioni e poi gli impatti. È sicuramente insomma di interesse per tutta la comunità della valutazione. Mi fermo qua perché magari altri vogliono intervenire. Grazie. Sì, grazie Silvia e anche grazie per averci segnalato questa buona prassi. Io farei intervenire Alessio che si era prenotato. Prego. Buongiorno, mi vedete? Sì, Salve. Sì, buongiorno. Allora, innanzitutto complimenti per la lodevole iniziativa. In maniera molto sintetica volevo darvi il mio umile contributo. Allora, per quanto riguarda il PRA, credo che sia stato un fallimento, considerando lo stato dell'arte di attuazione delle politiche di rente coesione. Non lo dico io, ma lo dicono i documenti relativi alla relazione annuale della Corte dei Conti. La quale vi invito anche a leggere l'ultima, che è molto appunto interessante per quanto riguarda il Recovery Fund e il ruolo della Corte dei Conti. È un quaderno numero 1 del 2021 che parla sia dell'appunto Recovery Fund, ma anche della programmazione 14-20, della 21-27 e del tema dei controlli. Detto questo, perché il PRA sarebbe stato importante per le pubbliche amministrazioni? Perché avrebbe determinato quel potenziamento e quell'efficientamento sufficiente e necessario affinché l'Italia possa avere un'adeguata capacità di spesa. Dall'altra parte, spero che sia, diciamo, nuovamente presente nella 21-27, nell'accordo di appunto partenariato 21-27, in modo tale da avere per ogni fase del ciclo di vita di un pente progetto le persone giuste al posto giusto. E questo è il PRA, cioè avere un grande progettista europeo, un bravo attuatore, un bravo rendicontatore e dei bravi controllori di primo e di secondo livello. Se abbiamo le persone giuste al posto giusto, noi non perdiamo i soldi. È una questione di valorizzazione di merito e di competenze. E quindi di volontà politica a strutturarsi, ovviamente, a livello sia centrale che periferico. Secondo aspetto, semplificazione. La semplificazione è spesso tanto decantata, ma se andiamo a leggere ad esempio la programmazione 21-27, poca roba sulla semplificazione, a parte che viene eliminata la designazione delle autorità di appunto gestione e di certificazione, sicuramente aspetto molto positivo perché ha determinato notevoli ritardi nell'avvio della programmazione 14-20, ma per il resto è tutto legato sempre alla capacità diciamo, di spesa, ma soprattutto alla affidabilità del sistema di gestione e controllo. Io posso diminuire i miei controlli se io ho un sistema di gestione e controllo in una sola parola affidabile e se il mio tasso di errore è al di sotto del 2%, che è il, diciamo, tasso di materialità che io praticamente devo avere. Quindi semplificazione, ne parliamo tanto, però purtroppo i regolamenti comunitari non ce lo permettono. Ultimo aspetto e chiudo, è chiaro che col PNRR abbiamo una grossissima opportunità, ma la domanda nasce spontanea: come faccio io a gestire delle risorse straordinarie quando già non sono capace di gestire quelle ordinarie? Diciamo, ricordo che il prossimo triennio 21-22-23 sarà cruciale per quanto riguarda la gestione di questi fondi europei, perché avremo l'avvio del Recovery Fund, l'avvio della programmazione 21-27, la chiusura della programmazione 14-20, quindi l'ammissibilità delle spese fino al 31 dicembre 2023. E a parità di quantità e di qualità delle risorse, sia interne che esterne alle pubbliche amministrazioni, sono scettico, da un punto di vista appunto professionale, sulla reale capacità del nostro paese di gestire questa enorme quantità di risorse europee.
le soluzioni ci sono per ogni aspetto che riguarda sia le politiche di pente coesione che sia per quanto riguarda il recovery fund. Un recovery fund che nessuno lo dice, i regolamenti comunitari del recovery fund sono più stringenti rispetto a quelli dei fondi strutturali europei. E l'abbiamo detto, cioè io praticamente, mentre sui fondi strutturali realizzo il progetto e finisce lì, qui invece realizzo il diciamo, progetto e ci deve essere una conseguenziale riforma strutturale del mio paese. Quindi credo che l'attenzione debba essere indirizzata a quello che è avere appunto le persone giuste al posto giusto. Solo così potremmo fare diciamo, una buona figura e sicuramente contribuire alla crescita sia economica, sia sociale, sia culturale per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi europei. Grazie, scusatemi. Grazie a te Alessio. Dare la parola a Gabriele Tomei che l'ha chiesta. Si sente Gabriele? Non si sente. Prova a verificare le impostazioni audio sulla rotellina in alto della app. Ma prima ti si sentiva? Prova a levare la cuffia, Gabriele. Infatti, forse sono gli auricolari. Devi staccare lo spinotto, però. No, non ti sentiamo. No. Ecco, adesso sì, ti abbiamo sentito per un attimo. Adesso sentite? Sì, adesso sì. Era boicottaggio contro il presidente. No, volevo ringraziarvi intanto di tutti gli stimoli, oltre che ovviamente degli interventi. Diciamo, IV in effetti sta ragionando proprio sui temi che voi dicevate in direzione di un documento, ma anche di un percorso. Per cui come diciamo uno stimolo analogo è arrivato dal webinar sulla parità di genere e diciamo da parte loro sulla richiesta di discutere o far riflettere sulla necessità di introdurre anche una valutazione orientata al genere nella discussione sui prossimi fondi strutturali e sul recovery plan. Oggi emerge con ancora più forza, no? La necessità di intanto discutere di valutazione, poi di quali livelli, sia geografici, sia tematici, sia procedurali della valutazione. E rispetto a questo posso anticipare che c'è un percorso avviato con alcune altre società scientifiche, la Società Italiana di Economia Politica, la Società Italiana di Statistica, di Sociologia Economica e di Scienza Politica per appunto arrivare ad un punto di sintesi proprio e di anche richiesta in questa direzione, proprio sul tema della valutazione. E ribalto però la richiesta a questo punto perché proprio il gruppo tematico e questo in particolare potrebbe aiutare il direttivo ad elaborare un breve documento da far diventare piattaforma diciamo di discussione. Per cui su questo magari ci sentiamo con i coordinatori a brevissimo, così come avevo promesso di fare con l'altro GT che ci ha sollecitato in questa direzione, proprio facendo sintesi delle sollecitazioni grandissime, interessantissime emerse nella giornata di oggi, perché potremmo proprio costruire un documento su cui aiutare la convergenza anche con le altre società scientifiche e poi da portare, questo sarebbe stato il destino naturale, all'attenzione degli organi di governo. Quindi grazie ancora e credo che su questo siamo assolutamente sintonizzati. Scusa Gabriele, ma che tempi ci sono di queste cose? Allora, i tempi sono diciamo abbastanza brevi ma non troppo, nel senso che noi ci eravamo dati un primo appuntamento con le società scientifiche per cominciare a discutere a metà del prossimo mese, però è un primo appuntamento. Quindi, come dire, possiamo anche costruire delle, diciamo, degli step, no, di avanzamento. Purtroppo i tempi del recovery non sono così lontani, ecco, quindi dobbiamo anche entrare in sintonia con questi tempi di programmazione, come giustamente anche voi dicevate stamattina. Grazie. Allora, se posso, poi passo la parola a Virgilio per i saluti finali. Solo delle istruzioni, se volete partecipare alle attività del gruppo tematico, se siete soci mandate una mail alla segreteria, se non siete soci associatevi,
mandate una mail alla segreteria, ci sta una mailing list su Google Group, noi stiamo aspettando di avere abbastanza adesioni per farla partire, perché se no al momento ci parliamo in 4-5, che non va bene, ma possiamo farlo anche tramite una video call. Quindi passo la parola a Virgilio, anzi prima a Simona e poi niente, vi ringrazio. Bene, grazie Fabrizio. Sicuramente le nuove iscrizioni alla IV potranno integrare ulteriormente il nostro gruppo, immagino, vai. Allora, volevo soltanto chiudere con una riflessione, ecco, che mi aveva sollecitato, se non sbaglio, con Aldini, soprattutto ecco, sulla comunicazione cittadini, ecco, ma anche Antonio Bonetti l'aveva fatto questo, con la necessità di comunicare di più ai cittadini, e poi mi viene in mente appunto il ruolo della valutazione, in questo sicuramente sarà fondamentale, cioè quale modo migliore, ecco, per dare una conoscenza, come dire, esperta, ecco, di valutazione, restituirla ai cittadini su dei programmi, su un insieme di programmi che di fatto impatteranno, ecco, sulle società, e quindi è necessario ovviamente rafforzare, no, la comunicazione di queste politiche comunitarie, ecco, nazionali, e qui vedo un ruolo fondamentale sicuramente, ecco, nella valutazione, nella capacità, ecco, di produrre conoscenza ovviamente fondata su metodi anche rigorosi se vogliamo, ma comunque, ecco, una conoscenza, ecco, valutativa importante, e anche qui, ecco, richiamerei anche la capacità di saper comunicare in valutazione, ecco, al di là del dato, del rapporto e così via. Quindi, ecco, nel guardare al futuro della valutazione, al rapporto con la politica, guarderei sicuramente in una prospettiva, ecco, di migliore comunicazione dei risultati delle valutazioni cittadini, ma avendo come punto di riferimento proprio il fatto che la valutazione deve essere fatta perché deve essere comunicato al cittadino il risultato di una politica che sicuramente interferisce con il suo benessere. Chiudo qui ringraziando tutti quanti e passo la parola a Virgilio. Grazie a tutti, grazie. Grazie Simona, sì, volevo solo dire a Gabriele, non so se appunto lui aveva sentito, ma prima c'eravamo, come dire, in qualche modo detti disponibili ad essere il luogo di discussione di queste proposte e anche di costruzione, di contributo alla costruzione di questa piattaforma, quindi siamo pronti, diciamo. L'ho detto apposta. No, siamo proprio sulla base di questo, nella misura del possibile, a dare un contributo che, come dicevi giustamente tu, viene anche fuori dall'interessante dibattito di oggi, che ci è sembrato, come dire, fruttuoso, e appunto anche grazie ai contributi di tutti. Volevo appunto sottolineare questo aspetto della promozione del ruolo della valutazione, che, come l'ultimo intervento fatto da Alessio Micale diceva, siamo i prossimi anni saranno anni tremendi, perché abbiamo la chiusura della programmazione 14-20, abbiamo l'avvio della programmazione 21-27, abbiamo il PNRR che deve partire, e abbiamo per lo sviluppo rurale anche i 2 anni di transizione, quindi c'è veramente il maracanà, come dicono, diciamo, i ragazzi, nel senso il caos più totale. Però appunto in questi casi gli studiosi dell'entropia dicono che quando l'entropia è massima il sistema si riorganizza ad un livello più alto, quindi probabilmente possiamo in questa fase essere noi promotori di una cultura della valutazione che possa accompagnare questo percorso e anche irrobustire la capacità amministrativa delle amministrazioni, che forse guardandole oggi non saranno in grado di sopportare questi 2 anni così, così intensi, però chissà, grazie anche ai valutatori. Quindi ringrazio tutti, sicuramente i relatori, mi scuso con Serena Tarangioli, che è stata colpa mia di scegliere di mettere in ordine alfabetico, quindi è venuta per ultima, è dovuta, come dire, correre sempre, però insomma grazie del suo contributo, insomma non ho fatto politica di genere, nel senso che abbiamo messo l'unica donna per ultima negli interventi. Grazie anche a tutti gli intervenuti, insomma, secondo, dal mio punto di vista è stato un webinar molto interessante, speriamo di avere altre occasioni, grazie anche a Gabriele che ci ha stimolato. Credo, diciamo, che Massimo voglia intervenire. No? Avevo fatto un segnale, pensavo fosse un segnale di intervento. Non rideva. Va bene, io direi che possiamo chiudere qui se nessun altro vuole intervenire. Salutiamo anche Daniela Oliva che è apparsa adesso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Buon lavoro, buone cose. Grazie. Ciao. Tutti. Sono sempre stata, però, anche se sono apparsa adesso. Sì, 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 ti abbiamo visto in chat. Sì, grazie. Ciao. Saluti. Ciao.